E quello che state ascoltando è Fumble. E Gianni, ti vedo diverso. Se state guardando il video, già sapete che finirà malissimo questa puntata di Non di c'è l'amaro del capo, però. Non c'è l'amaro del capo, ma c'è Simone Bonavita, che forse è anche peggio. Ciao, Simone. Ciao, ragazzi. Non è Gianni, quindi. No, non è Gianni. Con la barba. La barba è cresciuta di più e i capelli di meno. È diventato un po' più scuro, però. Non è Gianni. Stasera, Simone Bonavita è qua con noi per una cosa importante. Perché c'è il Kickstarter di Koboldi Mangiano Bambini, adesso attivo su Kickstarter, appunto, della Kaizoku Press, per portare in Italia, dopo 20 anni dalla sua uscita, i Koboldi Mangiano i Bambini, che è un gioco Kobold, it's my baby, di cui c'è anche una colonna sonora ufficiale scritto da Chris O'Neill e Dan Landis e illustrato da John Kovalic, che voi tutti ricorderete per Munchkin. Ah, ok, quindi ho già capito che tipo di gioco è. Esattamente. Quello che preferisci. Vedo che hai capito. E dal tono già capiamo che apprezzi l'idea di cosa possa succedere. Ci stiamo giocando in anteprima con il materiale italiano che il buon Emanuele di Kaizoku Press ci ha permesso di avere in anteprima per farvi vedere come funziona. Perché siamo Fumble. Perché siamo Fumble e perché i Koboldi scorrono potenti in questo podcast. Assolutamente. E quindi inizieremo dall'inizio. L'inizio ovviamente è la creazione del koboldo. Voi siete dei koboldi. L'unica variante rispetto al regolamento ufficiale è che i nostri koboldi sono i nostri koboldi, quindi saranno dei piccoli rettili invece che dei piccoli cani. Esatto. Ma a parte questo non ci saranno differenze, quindi morirete molto facilmente. Non è vero! È il gioco di ruolo di birra e patatine, perché l'ordine di iniziativa viene segnalato con l'ordine degli snack, il sindaco è il primo a mangiare e l'ultimo ad agire, che è il game master, e poi si va in ordine di tavolo e ognuno può mangiare qualcosa quando è il suo turno. Ok. Mi piace la pausa effetto di robe. Ok. In più. Ho lasciato il risotto sul fuoco. Quindi, ho lasciato il cavallo in seconda fila. Quindi tu sarai sempre il primo ad agire. Ok. Che per quanto ho fatto sedere qua, se no sei sempre ultimo come in tutti i giochi. In più il sistema è il beer system, perché ci sono quattro caratteristiche che formano la parola beer, che sono brutalità, ego, estraneo e riflessi. Che, conoscendo Fumble, sarebbe stato molto più beer, nel senso a calici di birra e andare avanti. Mi sento escluso da questa cosa. No, ma infatti non abbiamo la birra, perché sennò lui non avrebbe fatto nulla. Perché io ho in mente un video di com'è quel gioco, direttamente con quel gioco meraviglioso che è Ivanhoe. Bello. Che penso sia stato al massimo per lui, perché c'era birra a fiumi e un gioco di merda. Ma pensa che la birra non è male, è che non sono un intenditore, quindi per me va bene la peggio cosa scadente. Difatti, come hai visto, gioco anche ai peggio giochi scadenti. Ivanhoe. Esatto. Allora, le quattro caratteristiche, che sono brutalità, ego, estraneo e riflessi, indicano brutalità quanto sei grosso, cattivo, robusto. Ok. Facile. Noi tre a brutalità, ragazzi. Determina anche quanto sei difficile da uccidere. Mm-hmm. Quindi quanti colpi puoi prendere e quanto hai di muscoli. Ego è l'insieme di intelligenza, sapienza e autocontrollo, anche qui per modo di dire, di un koboldo. Ecco. C'è proprio scritto nella descrizione per modo di dire. Autocontrollo. Determina compiti come lanciare incantesimi, individuare trappole mortali. Che sappiamo che i koboldi le identificano tutte le trappole mortali. Certo, cascandoci dentro. Esatto, è mandare avanti un cugino. Estraneo è una caratteristica inutile che governa cose che la gente fa finta siano importanti nei giochi di ruolo. Ad esempio le cose che imparano i chierici: l'araldica, la storia, lo scegliere un cappello per il pupazzetto del tuo MMO preferito. Ecco, questo è meraviglioso. Cioè, quindi estraneo è praticamente una... è inutile. È praticamente tutta la roba più inutile. È il valutare di koboldi. Ok. Quando non sai cosa fare, tira estraneo. Quando fai qualcosa che non c'entra nulla con quanto abbiamo detto, tira estraneo. E anche la tua fortuna. Sì. E poi ci sono i riflessi, che indica quanto è facile lanciare roba, fare un salto all'indietro, far girare una matita attorno alle dita. Per creare il koboldo tirate due dadi da 6 4 volte TM. E
marchio registrato. Esatto, che è il sistema quello. Però ci dovrebbe essere anche un altro sistema, no? Sì, ci sono dei metodi di creazione alternativi per cui hai delle caratteristiche fisse e le... E quelli sono TM, credo. No, quelli non sono TM. Perché ce n'è solo un altro che è i numeri fissi. No, non vendi. Come fai a capire? No, no, ma adesso sta vendendo i suoi dadi fortunati. E possiamo sceglierli, cioè tirarne 4 e poi no, vengono buttati in... Dai, inizio in io in inizio via. Io Brown 10 spettacolo. Ego 7 buono. Estraneo Vale 6 5 11 Vale, sei proprio un coboldo. E riflessi 2 8 un 3 c'era. Cioè, io vorrei qua Jacopo a fare sta scheda. 2, 2, 1. Come hai fatto? Sono due anni. Ciao Jacopo. Ciao, è caduto Jacopo dal quarto piano. Dai, ma tanto c'è Simone che di solito aiuta Jacopo. Prego. Jacopo sarebbe comunque in grado di fare uno 8. Lo stesso. 8. Ciao Jacopo. Ciao Jacopo. Un 1 c'è. 6. E si salva in calcio d'angolo. 7. Ha girato un quarto d'ora sul 6. Esatto. E riflessi 6. Pensi di avere il coboldo più moribondo della faccia. Normale, credo. Come si diceva per controllare le trappole? 8, 6, 7, 6. 8. 4. 4 Diego. Diego, chi è Diego? Diego, 7. No, è Simone. 5. Peggio di mio, peggio di mio. Allora, oltre alle quattro caratteristiche, ci sono le quattro sottocaratteristiche che sono segnate vicino alla caratteristica principale. E per calcolare c'è la tabella comoda dei numeri comodi. Esatto. Quindi TM anche quella. TM anche quella. Non puoi mettere i TM a cazzo così. Eh sì, gioco di boldi, scusami. Sì, ma è illegale. No, no. Allora, la brutalità determina quanto sono i vostri muscoli. Quindi 10. 10 ad esempio corrisponde a 3. 8 dovrebbe essere 2, giusto? 8 è 2. Loro hanno 2, 8. Dov'è i muscoli? Mi da 5, da 5 a 8 è dov'è? 2. Ah, io ho 10, quindi 3. Sì, però allora, in Diego hai 7. Ah, è per tutte le uguale spese. Per tutti. Da 5 a 8 è 2. 2, giusto? Da 5 a 8 è 2, da 9 a 12 è 3. Da 1 a 4 hai degli 1? Ok, quindi avete segnato tutte le vostre capacità e sotto capacità. In più avete le botte iniziali. Le botte sono i punti ferita. Ok, sì. Misurano la salute. Il numero di botte iniziali è pari alla sua brutalità. 8. 10. Più eventuali bonus che prendete dopo con i pro e i contro. Dopo che vi siete segnati le botte iniziali, che possono essere recuperate mangiando cibi ben cotti, cotti bene, non ben cotti nel senso di cotti a lungo, prendete anche le abilità, che è la cosa più difficile da fare nella creazione del personaggio. Esatto, è quello che io nel regolamento mi sono perso a quel punto lì. Perché i coboldi non sono bravi in matematica, ricordiamolo. Allora, i coboldi sono incostanti, la loro soglia di attenzione non è adatta a specializzarsi. Devi prendere un'abilità governata da ciascuna delle quattro caratteristiche prima di poter scegliere una seconda abilità basata sulla stessa caratteristica. Che vuol dire, esatto, che non puoi prendere subito atletica, lift e sollevare, perché devi prima prendere qualcosa delle altre. E quante ne prendi? Il numero di abilità Brassel sarebbe wrestling, tipo Brassel, sì, combattere, sì, la ressa. Dov'è Brassel? È combattere furibondo. Dov'è? La scheda l'abbiamo in inglese perché non è ancora definitiva la scheda. Il problema in non è la scheda. Nel mentre giochiamo. Il problema non è la scheda in inglese, è la stampante di Claudio. Grazie per averci stampate. Prego, però, figuratevi. Siamo tutti e quattro dotati di occhiali e nonostante questo abbiamo dei seri problemi a comprendere la cosa. No, vabbè, se io la tengo dritta e non muovo la testa né a sinistra né a destra, lo leggo bene. Oppure se la vedi a 30 gradi inclinata verso di te. È come gli schermi del telefono quando stai al sole che li devi inclinare. Il numero di abilità che puoi padroneggiare non può superare il tuo ego. Ok.
Ok. Vabbè. Sì, da dove si iniziano a mettere? Ogni coboldo, da dove vuoi. Ogni coboldo deve prendere ogni abilità da coboldo qualunque che sono segnate sulla scheda con l'asterisco. Ed è. Se... è una. È una, cook. Cucinare. La dobbiamo perché prendere. Perché devono cucinare i bambini. Ma quanti punti abbiamo da spendere? Se non la potete non prenderla e prendere subito un check della morte. Scegli tu. La prendo. Aspetta, spieghiamo un attimino cosa sono i check della morte, però detta così. Il check, check della morte è un check, o anzi, qua in italiano è stato scritto check come traveler's check, perché c'è una battuta nel manuale apposta. E sono le tacche che ti separano dalla tua morte definitiva e incombente. Ogni volta che ne prendi uno, tiri due dadi da 6, ci sommi il numero di check che hai in quel momento e se fai 13 o più sei morto. Ma il tiro lo fai anche a creazione? Sì. Okay. Potresti morire a creazione come specificato dal manuale, ci hanno tenuto molto. Aspetta. Però devi far 12. No. No. Sì, il che vuol dire che tu lo fai, ti prendi un check adesso su questa e non... Vai tranquillo. Poi scegli un'altra cosa per avere il check. Tipo inizi che c'è 6 check ma non ti è riuscito il tiro della morte. Esatto. E appena inizi a giocare ti rimuori e sei fuori dal gioco e te ne vai a casa. No, va bene, non facciamo il power play alla grafica. Abbiamo già esperienza. Anche perché sennò partiresti con un check della morte uguale. Sì, perché hai barato. Perché hai barato. Vorrei farti presente che ha fatto 2. Hai barato al check della morte 2. Sindaco, voglio un check della morte. Intanto prendi un check della morte. Guarda come si prendono le abilità, che mi sembra complicato. In realtà è meno complicato di quanto sembra. No, io mi ci sono perso in questa parte del manuale. No. Ma proprio a rivederci. Tu ti perdi in tante cose. Sì. Allora, qua ti fa un esempio di come si tirano le abilità. Ho valutato l'ultimo film. Sì, ti perdi in tante cose. Sei insegnante di vela. Questo ti fa capire. Infatti, non ha più trovato i suoi ultimi allievi. Allievi? C'è una piccola tribù di ragazzini su un'isola, esatto, che mi ricordo il nome. Dicevo, il numero totale di abilità che puoi padroneggiare non può superare il tuo ego, quindi un coboldo con 4 ego o più avrà almeno un'abilità governata da ogni caratteristica. I coboldi con meno di 4 ego avranno tante abilità quanto il loro punteggio. Mi è andata bene, quindi i coboldi con 12 ego possono avere lo stesso numero di abilità dei coboldi con 6-12 ego, cioè 6. I coboldi con esattamente 5 ego possono prendere 7 abilità, perché i coboldi non sono bravi in matematica. Quindi io 6 ne posso prendere, sì, perché ho 7 di ego. Cioè, quindi ho fatto tanto di così di non prendere 5. Però ricordiamoci che anche in questo caso, se tu lo fai con i pregenerati, cioè con i 4 valori che tu metti dove vuoi, e ti metti apposta 5 per avere una skill in più, prendi il check della morte. Perché stai? Quindi adesso dobbiamo prendere. Per adesso io devo prendere 6 abilità, ne devo prendere una, di cui una è per forza cook. Sì. Esatto. Quindi una di brawn, una di ego, sì, e una di riflessi, prima di poter mettere le altre due. Esatto. Che non sono su queste, però. Queste qua sono altre cose. Sono pro e contro. Ma bully cos'è? Beh, bullizzare, fare il bullo. Esattamente quello che prendi tu. C'è 10 brown. Faccio coboldo, ho picchiato tutti. Swim e nuotare, giusto? Nuotare, sì. Duele, duellare. Allora, ci sono alcune cose, alcune skill che hanno un punto sulla mattina di fianco. Sono quelle pericolose. Perché sono pericolose? Perché sono più potenti degli altri. E quindi ogni volta che usi un'abilità pericolosa prendi un check della morte. Perciò è meglio. Ogni volta che la usi? Sì, alcune abilità sono più potenti degli altri, leggi utili. Quindi, nell'inutile tentativo di insegnare ai coboldi che le loro azioni hanno conseguenze, Bob, il dio degli umani, ha sponsorizzato un disegno di legge per la regolamentazione delle abilità utili nei coboldi. La RAUC fu sostenuta dalla schiacciante maggioranza del Consiglio degli Dei, subcomitato risorse mostruose. Di conseguenza alcune abilità devono essere etichettate come pericolose. Le abilità etichettate con pericolose non sempre richiedono un tiro di abilità e alcune possono essere usate al di fuori del proprio turno, ma tutte hanno imprevedibili effetti collaterali indicati nella descrizione. Tipo mi guardi il Sage? Il Saggio? Mm-hmm. Perché l'altra è l'Hacke. L'Hacke è per lanciare incantesimi.
Lo voglio. Okay. Perché sei il lacchè di un mago. Lo voglio. Saggio, una conoscenza limitata è pericolosa. E visto che i coboldi sono già piccoli e pericolosi, questo è un incidente che prima o poi succederà. In quanto saggio, conosci delle cose, ad esempio medicina, sigle di programmi televisivi o quello che è, e puoi usare questa abilità per fare al sindaco una qualsiasi domanda a riguardo. Non ha importanza quando viene posta, il sindaco deve rispondere solo sì o no. L'utilizzo di saggio non richiede un tiro Diego, ma richiede che tu spieghi ciò che hai appena appreso al gruppo. Devi anche raccontare come sei diventato tanto saggio sulla materia. Però non prendi check. Prendi due check. Non uno, due. Se la maggioranza dei giocatori vota con pollice verso. Ah, altrimenti ne prendi solo uno. Aspetta, perché votano sulla domanda che ho fatto no, io? No, nella descrizione. Su come è descritta. Ok, invece la che? Io non prenderò saggio, sai? No. La che, beh, tu dovresti prendere la che. Voglio prendere, io voglio prendere la che. Perché Kribug, ricordiamolo, era un mago. La che ha ricevuto qualche forma di insegnamento arcano, probabilmente per caso, e hai la capacità di lanciare incantesimi. Non dimenticare di prendere un check quando lanci un incantesimo. Ok, mi ripeti? Cioè, posso lanciare qualunque tipo di incantesimo? La descrizione, no, ci sono degli incantesimi. La descrizione di saggio, cos'è che era? Quella che hai un sacco di conoscenze. Ok, ma io ti faccio una domanda. Scusatemi. Tu mi devi rispondere sì o no? Sì. E cos'è che devo descrivere? Come sei diventato tanto saggio in materia? Su quella risposta che mi hai dato tu, esatto. Sì e no, prendo saggio. Io prendo la che? C'è anche duel? Duello pure è pericolosa? Sì. Qualsiasi coboldo che riesca a sopravvivere a una vera battaglia viene considerato uno stagionato veterano di guerra. Utilizzando questa abilità puoi costringere qualcuno a effettuare di nuovo un tiro di attacco contro di te. Deve essere impegnato in combattimento corpo a corpo con te. Utilizzare questa abilità non richiede un tiro di brutalità, ma richiede che tu prenda un check nella morte. Sì. Cower cosa fa? È codardo? Infatti. È sotto ego? No, è sotto riflessi. Sì, è l'unica pericolosa. Buttarsi a terra, mi sa. Divincolarsi. Ah, lower? No. No, è un punto di domanda. È cower. È una C o è una L? Lower. No, è cower. È quello che fanno i coboldi. Rannicchiarsi, sì. In paura. È sotto riflessi, sì. Ed è una pericolosa. L'unica pericolosa dei riflessi. Non lo so. È dopo stirubare, in teoria, se l'hanno mantenuto. No. No, non è nello stesso ordine perché è in ordine... Nascondersi... Allora, ci sono veloce, nascondersi, rubare, divincolarsi, cavalcare e poi quella lì. Non c'è. Non ce l'abbiamo. Ma nella scheda in italiano non c'è. Non era ancora stata... Ma sono in ordine alfabetico o sono in ordine di stat? Perché tipo sotto sono in ordine alfabetico. Comprese anche quelle delle altre stat? No, ok, per stat. Sono 6 quelle di riflessi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ora ce n'è una in più. Scusa, c'è veloce. Uh-huh. Nascondersi. Sì. Rubare. Sì. Cavalcare, sì. Tipo. Wiggle, che è divincolarsi. Sì. E poi in teoria c'è cower. E movimento silenzioso. Sì, che te l'ho già detto. No, perché sono separate. Allora, nascondersi e non c'è allora nascondersi. Si vede che no, forse scheda... nascondersi è no, cower. È solo che probabilmente la scheda in inglese è di un'edizione diversa, forse della prima edizione. Quella che sta uscendo con il Kickstarter è i coboldi mangiano coboldi e i coboldi mangiano uomini a colori. Esatto. A colori. Quindi scegli una di queste. Allevare, no, lascia perdere cavolo. Allevare. No. Allevare. Quindi cavolo lo togliamo. Al posto di cower c'è allevare. A meno che allevare non sia cower nel senso di fai cowboy. Esatto. Sì, ci starebbe. Non ci sta perché vuol dire tutt'altra no, roba. No, però non è pericoloso. Però, sì. Però vabbè, allora devo prendere un'altra. Prenderò veloce. E poi devo prendere altre tre, giusto? No, altre due. Quante ne hai prese in tutto? Quattro? Ancora due. Cos'è è divincolarsi. Parlare H? E ho detto war. Parlare con gli animali. Ah, mi mancavano i tuoi metalli. Devi scegliere con che tipo di animaletto puoi parlare, però. Unicorni. Sono assassine. Sono un saggio, direi, con un piccione. Che io penso sia un gufo. Ok.
proprio. Ma c'è Scream? Cos'è questo? Sì, è urlare, mi sa. No, dov'è? No, cos'è? Scream? Che ciuffo c'è? Dov'è Scream? Che cazzo c'è? Sneak. Snark. Muoversi silenziosamente. Sì, che è scritto in geroglifici senza stampante. Allora, la prossima volta stampi tu le schede, va bene? Non ho stampante. Ecco, allora. Lucky cos'era? Fortuna. Questa qui? No, no, Lucky. La che? Ah, la che, scusami. E cosa prendo io? Dungeon cos'è? Conosci Dungeon? Dungeon, è tutto, puoi giustificarla in molti modi diversi. Dungeon, ok, io l'ho messa. Dungeon, nel corso del tempo osservare le figaggini che combinano gli ospiti non invitati quando visitano le caverne, hai appreso alcune cose. Ad esempio, dondolarsi sulle corde, inchiodare porte aperte, scalare pareti, individuare passaggi inclinati, trattenersi troppo e tutte queste cose toghe che gli avventurieri sembrano saper fare quando entrano in un dungeon. Già che ci sei, dimmi allora cos'è bardo, perché sul coboldo... Diversamente dalla maggior parte della società, delle società prive di lingua scritta, quella dei coboldi non ha una vasta tradizione orale. I coboldi non hanno la pazienza per racconti lunghi e intricati. I narratori coboldi devono ideare racconti sempre più esagerati per catturare l'attenzione del proprio pubblico. Far saltare la Casa Bianca, un altro libro della serie della Ruota del Tempo, spendere 280 miliardi per fare un film con i mostri giganti e via dicendo. In quanto bardo coboldo sei molto preparato nell'arte dell'esagerazione. Leggi, sai dire bugie credibili. La difficoltà del tiro del bardo è uguale al punteggio di astuzia di chi ascolta la storia. Basta. Basta, puoi prendere dagli penalità o bonus. Spear Age. Parlare con gli animali. Parlare con gli animali. E lift sotto. Sollevare. 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 Allora. Io ho preso Sneak. E ne posso prendere altri due, giusto? Ne ho sei. Sì. E non posso mettere altri due nello stesso, ma devo metterne uno e uno perché prima devo riempirli. Devi riempirle tutte e esatto. Quattro, poi puoi tornare su. Io ho preso Bullo. Saggio, parlare con gli animali, cucinare, bardo e veloce. Io ho preso duel, la che, cook, che è quella obbligatoria. No, non è obbligatoria. Non c'è la morte. Sì, esatto. Poi non prendo saggio, quella obbligatoria. Sneak, molto silenziosamente. Dopodiché io prenderei trade o traps. Traps sicuramente. Traps. No, trade. Perché quella è pericolosa. Cos'è guida pericolosa? No, trade. Guida pericolosa. Cos'è trade? Scambiare. È commercio. Okay. Commercio. Sì, esatto, però non capisco. È pericoloso il commercio. E beh, non sa contare. E sotto bar? Ah, dungeon. Prendo dungeon. E l'ultima che prendo è shoot. Cos'è? Eh? E tiro. Sì, giusto, un mago, è giusto che lanci la roba da tiro. Lanci la roba da tiro. Lanci la roba da tiro è un italiano bellissimo. Sì, esatto, lanci la roba da tiro. La prima cos'è? Athletic? Sì. No, sì. Manca tipo una I, non capisco. Atleta. In realtà in italiano dovrebbe essere wrestling. Comunque ho preso quella, hide, cook perché non si può fare a meno, e steal. Ok, perché 4 ne hai 6 tu? Ah no, Brassel ne è Brassel. Ho 4 Diego. Eh no, se tu ne hai. Sì. Sì? È giusto. Ok. È solo se ne hai 5 che cambia la matematica. Però se ne hai da 6 a 12. È sempre 6. È sempre. Ok, ora ho capito perché non l'hai capito. Oh. Perché hai cercato di usare la logica. Devi dimenticare la logica. Devi abbracciare. Esatto, devi abbracciare la tua coboldosità. In più ci sono i pro e i contro. I pro e i contro si tirano sulla tabella casuale di pro TM e la tabella casuale di contro TM. C'è uno TM, Robe. Un pro e un contro. Simone, buona vita. Vai stasera. Questa sera. Neanche se dici SB, neanche. Buona vita alla lavagna. Posso venire domani, però. Stasera abbiamo il professor Serena, ci chiama per suo nome. Cos'è Animal Chum? Devi solo tirare un dado da 6 e dirmi quanto hai fatto. Ok. Allora, tiro prima il dado. Allora, il dado blu è pro e il dado rosso sono i contro. Va bene.
6 nei pro e 5 nei contro. Allora, smile. Nei pro è il sorriso vincente. Che ci sta. E nei dov'è? Contro un calore. Puzza. In calore sarebbe stato perfetto. In questa inglese è il calore. Infatti ho detto cazzo. Ma c'è il calore, prego. Solo che al 2. Vi prego, mettiamogli in calore comunque. No. Venuto quello. In calore era bello. No, e se insistete vi do un check della morte. No, ho detto che sta. Ma in calore. Proprio così, sì, cosa vuol dire? Funziona così, Cos'è sta roba qua? Foul smelling, puzzi. Da morire. Ma io no, quindi no. Il tuo quinto è questo. Noi stiamo usando la tabella italiana che è puzza. Ma non è vero, mi lavo. Dai, altro Simone. Non hai mai compreso l'idea di fare il bagno. Ti dà proprio l'impressione di diventare una zuppa. Una nube malodorante ti sta incollata addosso. Il sorriso vincente? Il sorriso vincente invece è un sorriso largo e amichevole che ispira fiducia e cameratismo negli uomini e fa pensare a gran parte delle donne che tu sia molto carino, o viceversa, o forse entrambe le cose. Fin tanto che sorridi, gli umani non ti attaccheranno, almeno finché non farai qualcosa di davvero sbagliato, come rubare un bambino o mangiare un gatto. No! Gatto? Devi sorridere tu, giocatore, e non puoi solo dire esatto. Sto sorridendo. Se no c'è della morte. Mi sembra un po' Salvini lui stasera come sindaco, eh. Guarda che già ne ho presa uno io, pensavo scherzasse. No, non si scherza. E prova ad attraccare. Ho fatto il contrario di quello che ha fatto lui. Tu infatti hai sangue da troll come pro. Sangue da troll. E però sai di bambino. sangue di troll. Sangue di troll vuol dire che uno dei tuoi antenati aveva gusti strani e tu ne ricevi benefici perché si è mangiato la carne di troll. Hai la fantastica capacità di rigenerare rapidamente. Se trascorri un turno a leccarti le ferite e non fare nient'altro, recuperi 2 botte. Questo potere è nei tuoi geni, non nella tua lingua. Non puoi leccare qualcun altro a meno che tu non sia in grado di leccare i suoi geni. Geni, ok. Perché sennò... Magari io con glielo saggio, do io metallo. Vabbè. Magari io con saggio posso chiedergli come fa. Come fai a leccare i geni? Invece, ma sono tali da non sa di bambino. Certo, ogni coboldo è ottimo quando galleggia nella salsa di pomodoro, ma tu hai davvero un odore delizioso. Quando vieni ferito, tutti gli animali e i coboldi nella casella in cui ti trovi devono effettuare un tiro di 2 da Diego. Se falliscono, vengono colti dall'irresistibile desiderio di mangiarti. Cazzo. Aggiungo una regola: non puoi avere gli stessi che hanno loro, quindi se saltano fuori gli stessi ritiri. È giusto, carinissimo. 3, buono. Pollice rosso vuol dire che resisti alle fiamme. Zibio, qua sono solo 5. Ma questa è l'edizione italiana. Perché non ha colori. Ok. Pollice rosso. I coboldi non coltivano o allevano il proprio cibo, che non siano cuccioli di coboldo, ma trascorrono un mucchio di tempo a prepararlo. Riduci di 2 il danno delle fiamme. Ok. Sei un cuoco praticamente. 5 era già uscito. Sì, sì, il mio. Se vuoi ti ce lo puzzi, Affamato. Tutti perfetto, coboldi. Uno che sa di bambino con un affamato, perfetto. Tutti i coboldi sono affamati, ma tu hai un appetito davvero insaziabile. Un appetito che rivaleggia con quello di Re Torg. Lode Torg. Quando hai del cibo, adesso vi diciamo perché hanno detto questa cosa. Quando hai del cibo, ad esempio, diciamo che stai raccogliendo delle bacche o che stai tornando dalle caverne con un bambino, devi fare un tiro di ego per evitare di ficcartelo in bocca. Quindi se io torno da una cosa con lui che profuma di bambino? Se si ferisce sono cazzo. Okay. Perfetto. Già. Ogni volta che viene nominato Re Torg, lode a Re Torg. L'ha detta questa cosa, altrimenti prendete un check della morte. Simone non l'ha detto però. No, veramente lo so. L'ha detto bassa a vocina, proprio bassa. Tabella casuale degli incantesimi. Sì. Tu conosci un incantesimo? Sì. Uno? Wow. Uno. Gran mago. Tira 2 dadi da 6. Sei un lucky, non sei un inizi di prego, fai 12. No. 7. 7, incantesimo di sonnolenza di Restor. Sonnolenza di Restor? Sì. Fai cadere un dado da 6 creature addormentate per un dado da 6 turni. Sti cazzi! È un check di morte, no? No. Sì, chiaramente sì. In più, sì. Ah, sì. In più c'è la componente tematica che devi fare tu giocatore. L'imitazione di un possente sbadiglio.
Il coboldo di ogni altro giocatore pescato a sbadigliare mentre questo incantesimo viene lanciato cade addormentato insieme agli altri. Ma no, è contagiosissimo lo sbadiglio. Cioè, a me mi viene da sbadigliare solo a pensarci. In più, guardatelo. In più avete l'armamentario. Potete tenere due oggetti in mano, uno nella mano destra e uno nella mano sinistra. A meno che non abbiate pro, ma non avete il pro grosso. Cos'è il pro? Grosso. Ah. Una roba in più. Allora, tabella base casuale dell'armatura. Tira un dado da 6, Roberto. Hai dei calzini. Ti danno uno di armatura. Era Dobby, com'è che si chiamava quello che... Dobby ne aveva uno, lui ne ha due. E puoi scegliere se tirare delle armi da distanza o da... Da mischia. Da mischia, allora tira un dado da 6. 5. 5, un topo morto. Questa è la segno della zampa sinistra, tipo? Sì. Ma lui poi se lo e mangia il topo morto. Puzza. Basta, non fa danni. Zero danni, quindi. Zero danni. Cosa fa? Io vedo già il neurone di Roberto sta facendo così. Cosa fa? Ti conferisce puzza finché, non, finché lo porti con te. E cosa fa puzza? Pizza, la faccia? La sua. No, è la sua abilità. È un cioè, topo abilità. Morto. È un topo morto. Sì, ma perché non dovrei lasciarlo per terra prima di iniziare la sessione? Sei un coboldo. Perché sei un coboldo, te lo porti dietro come spuntino. Sì, fa. Ma lo usi come arma? Sì, è un'arma. Lo frolla. Me lo mangio. Non è abbastanza frollato. Io tiro per l'armatura. L'armatura. Uno. Uno scudo piccolo. Scusa, right paw niente? Perché no. Parti con una sola. Sì. Okay. Quattro di armatura. Dov'è? Dov'è? Metterlo nella zampa. Ah, nell'armatura è lì sotto. Allora, quattro. Sì, ma okay. Credo che è uno scudo piccolo. Sì, scusami. E nella zampa. E poi tiro e lo metto anche nella zampa che ce l'ho? Eh sì. Aia. Infatti conta come oggetto. È uno dei contro dell'oggetto che è. Okay. E poi tiro l'arma da... Io però volevo l'arma da distante. Beh, tanto le armi... Onda, Le armi a distanza sono... saranno tipo... La... Tre, una fionda. Perfetto! Cioè... Si vede il matematico. No, ma la fionda, sì, però, fionda. Non sì, la rombola. Sì, 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 la fionda. Con la mano, con lo scudo, tiro. Puoi tenere scudo e fionda in mano. Certo. La tabella base casuale delle armi da tiro prevede solo tre armi. Il sasso, la fionda e la frombola. Quindi. Più efficace di un topo morto. Sì, sicuramente. Beh, non il melee. No, perché fa comunque zero danni di base. La fionda? Sì. Ma perché sarà con la tua stat, spero. Giustamente devi caricare il colpo. Sei un coboldo. Armatura 6. Socia. Come mamma t'ha fatto? Zero. Nudo. Zero. Anche tu zero. Nudo. Sì, no, ma lui il calzino. È vero. No, i calzini. Mano sinistra, oggetto, quello è. No, cosa vuoi? Arma a distanza da o da mischia? Distanza. Distanza, una frombola. Frombola. La frombola ha anche il contro flagello che te la tiri addosso sulla testa. Cosa ti fa pensare di poter usare uno strumento così complesso? Con tutto quell'agitare e quelle giravolte, le cose andranno storte di certo. Quando fallisci un attacco usando quest'arma, fai un secondo attacco contro te stesso. Sì, sì, questo è un gioco, ci vorrebbe la mano del capo. Abbiamo dell'altra mano, anche, abbiamo ancora della mano del capo, tra l'altro. Direi che tra un po', perché ci vuole. In più, ultimo tiro e poi abbiamo finito le schede. La tabella base dell'armamentario. Ah. Un oggetto a testa. Oh. Ok, io voglio andare per ultimo stavolta. Vado io per primo, dai. Due. Uno zaino. Oh. Vuoto. Dove non ci puoi mettere neanche nella seconda mano. Ah no, tu no. Non c'è spazio lui. Ma non posso mettere in mano. No, lo zaino non conta come oggetto. Forse outfit. Ah. Outfit? No, è una roba che hai. Move o VP. Outfit non ho posto. Scrivilo qua sotto. Zaino. Bravo. La scheda in italiano. La scheda in versione italiana sarà fatta molto meglio, sicuramente. Vabbè, sì, bello. Perché è diversa questa qua di edizioni fa. Esatto. Vado. 4. 8 metri di corda di canapa. Oh. Non 9 perché uno è stato usato dagli avventurieri del dungeon.
e lui ha tagliato quel metro e l'ho rosicchiato. Ritira. 5 una pertica da 2,7 metri. Perfetto, precisa. E anche questa è molto bella perché è un bastone di legno di 3 metri spezzato che piace molto agli avventurieri, lungo circa 2,7 metri. Questo oggetto dona un dado bonus a tutti i tiri dungeon. Solo Vorsa dove lo tieni quando non lo usi o perché il tuo nomignolo è mazza di scopo. Vor è il dio dei coboldi. Che era il dio dei coboldi e il dio della rabbia, giusto? È diventato il dio dell'ira perché era il dio dei coboldi e i coboldi sono talmente frantuma palle che lui è diventato anche il dio dell'ira scalciando dal il vero suo seggio il vero dio dell'ira che è cioè, stato dimenticato. È l'unico dio che, è doppia deità perché il dio dell'ira era così nullo rispetto a quanto era incazzato Vor per essere il dio dei coboldi perché era arrivato ultimo, non si era addormentato. Per Vor non devi dire niente? No. Okay. No, perché è già incazzato abbastanza. Non devi andare a istigare il cane che dorme. Perfetto. I vostri coboldi sono fatti? Diamo i nomi. Beh, il tuo lo sappiamo. Kribug! Kribug! Io sono là. E sono una kobolda. Scritto Kla, però. Con la K muta. Con la K muta, sì. E la Kla. Lo metto tra parentesi, sì, la K. Esatto. Praticamente è una Claudia milanese. Uè, Cla, ciao, andiamo a far l'ape. Sono la Cla. La. A me mi sembra talmente pippa che la chiamerò Scrap. Perfetto. Si arrabbia molto perché l'accento è sulla L. Ah, scusa. Ehi, Cla, uè. No, la, la. La K è muta. Ah, è come... L'accento è sulla L. È come Django. Come Django, esattamente. Ho fatto una citazione colta, ragazzi, figa. Cioè. A questo punto possiamo cominciare con le disavventure. Ci vuole l'amaro però. Se non partiamo. Mi sembra un vanito. Non ce la posso fare, se no. Sapete qua ci voleva manto. Sì. Mamma mia. È vero, è vero. Oh, scusa, Domenica. Ci voleva Manto Domenica. E Jacopo e magari anche Pustolino, così io stavo a casa. No, scusa. In realtà avrei fatto volentieri a gara con Jacopo per i tiri. Sentito, diversi tipi di amaro da. Hai sentito cosa ho detto? Che avrebbe fatto volentieri a gara con Jacopo. No, che sarebbe stato bello, ci sono stato Jacopo. E anche Manto. Anche Pustolino, anche Manto, anche Pustolino. Così magari io stavo a casa. Questo mi sa che lo finisco io, voi andate sull'altro. No, no, non finisce. È uno sporco lavoro, ma amaro San Simone. Va finito. Cioè. Kribug, mentre ti versi un simpatico bicchiere di amaro San Simone. Amaro del tofu. Mi ha appena fregato. Giusto, perché tu parti che il sindaco della vostra caverna ti sta urlando contro. È l'ultima volta, Kribug. Che cosa? Dannazione, tutte le volte che ti mandiamo da qualche parte parti con qualche cosa e torni senza neanche un bambino. Non è possibile che tutte le volte che ti mandiamo a prendere qualcosa lo mangi per strada insieme a là. No, il discorso era che io non ho mangiato niente. A te arriviamo dopo. No, il discorso era che io davo ai contadini il falcetto che avevamo trovato e loro mi avrebbero portato dopo 3 giorni davanti alla grotta in onore di Re Torg. Il nostro lode, lode. No, non avete urlato lui, signore, il nostro signore lode, lode. Io non devo dirlo, io non devo dirlo, no, eh sì, lode, 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 lode. Lui, ma lode, lode, Retorg, ovvio. Si sputa adesso con... manderò subito a chiamare Retorg. Chiamate lode, 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 lode. Intanto voi due prendetevi un check della morte e tirate tutti e due, perché per la cronaca tu hai puntato l'unico, l'ha detto lui, ed hai puntato un sasso perché non è là dietro. 9-1-10. Ci vai vicino. E avevano detto che ci avremmo anche portato. Il mio gufo ha detto che c'erano bambini. E dove sono i bambini? O i gatti? Almeno un gatto potevate portarlo. Avevano detto che ci avrebbero dato un bambino dopo 3 giorni, è giusto? Vero, all'ingresso vero. Della caverna. È vero. E dove? All'ingresso della caverna. È vero. E l'ingresso della caverna è lì.
Fra 3 giorni? Ma adesso non c'è il bambino! L'ha mandato oggi! Ha detto 3 giorni, giusto? Sì. Aveva detto 3 giorni! Erano sicuramente più di 5. Ecco! 1, 2, 7, 5, 12 e poi 5. Eh sì. Esatto. Per oggi è 3. L'hai detto tu 3? Il 5. No, il 3. L'hai detto tu e gli do un pugno fortissimo sulla spalla. Ai! Per fargli danno? Sono bullo. Ok. Allora tira bullo per costringerlo a prendersi. Sì, io invece tiro riflessi perché voglio evitarlo. No, ma lui tira bullo anche se non ti prende perché ti sta facendo brutto. Okay. Ti sto bullizzando, ti sto dando la spinta a noi per difendere la difficoltà è il suo ego. Quindi guarda quantità di hai di. E io tiro. Tu tiri i 2 dadi di difficoltà e devi fare meno della tua caratteristica. Ok, tiro 2 dadi. Ah, il numero dei dadi me lo dà lui con la difficoltà. Esatto. La difficoltà è il secondo. E io devo fare meno del mio brawn. Sì. 12. Io mi sposto e lui va giù a terra. Oia, ho detto di stare attenta. Non si trattano così le donne. Oia. E mi alzo, sono una cobolda grassissima. E là? Dove? L'accento è sulla L. Non mi importa adesso dove sta l'accento. Mi importa dove stanno i bambini. Quanti ne hai mangiati mentre tornavate? Troppi. Lei? Mezzo. No. E l'altro mezzo dov'è? Mezzo, non c'è avanzo. Giusto. Beh, mi manca un bambino allora. Cioè, come ti chiami tu? Scrat. Là ho visto Scrat che si aggirava giorni fa. Sì, sa anche di bambino ancora. Senti, annusalo. Sa ancora di bambino, sa. Bambino! Sì. Gli do un mozzico sul braccio. E sono affamato. No, contro Hyde, perché sono nascosto. Allora, prima di tutto vediamo se lo vedi. Tu nasconditi. Ok. È contro la difficoltà 2 di... E quindi devo fare meno di 4? Sì. Sei quasi però. È nascosto dietro un manico di scopa. Vado lì, gli do un mozzo. Proprio tranquilla, si avvicina. Ma senza staccare, proprio mozzo. No. Fai un tiro di brutalità. La tua agilità è 2. Ce l'ho fatta. E gli volevi fare danno o solo smangiucchiarlo? No, me ne attaccate iniziale, sai, come tipo con la carne secca, okay. No? Che inizia a tirare un po', perché sa di bambino, no? Quindi io so cosa succede. Ti sono attaccato alla spalla, masticando lievemente. Puoi provare a divincolarti anche se non hai la. Ok. E se non hai la skill? Se non hai la skill, tiri un dado in più. Sì. Sì. E in teoria sì, perché aumenti la difficoltà. Eh sì. Ma cosa si divincola contro il mio brawn? Contro il tuo brawn. I tuoi muscoli, che è 3. 3 dadi devi tirare. E non ci credo, 4 guarda. Ne devo tirare. Sì. E devo fare meno di 8? E devi fare ci vorrebbe Jacopo. No, perché Jacopo farebbe tutti i 6. No. Oh. Devo tirare blu, ok. 4 fa 2. Legatemela! Legatemela! Zitto, Scrat! La! Kribug! La! No, Kribug! Kribug è lì e adesso lui va là con la e Scrat e mi riporta i bambini oggi! Qui o qua? La! Là e là! Oh, qua questo. I bambini! Quanti? Tutti! Ma il villaggio non sono molto d'accordo! Prendeteli e basta! Ci dai qualcosa da scambiare! L'ultima volta. Le vostre vite! Se non state zitti! L'ultima volta che sono andato a prendere i bambini, poi uno ha dato un morso ed è esploso. Dobbiamo usare bardo per renderlo credibile. Allora fai il tiro di bardo. 3 di difficoltà del sindaco. Ok. No, però sono 11. Ti sbagliato, fallito di 1. Ci sono i bambini che esplodono. Non è possibile che i bambini esplodano prima che li metti a bollire. I bambini esplodono solo dopo che li hai messi a bollire. Quindi o hai messo a bollire un bambino al villaggio. Si è bevuto tutta l'acqua ed è esploso.
L'acqua era bollente? Sì. Sì, la, sì. Forse dovrei controllare un altro mozzico su spalla. Beh, non è possibile continuare così. E basta, levatemela di dosso. No, adesso te la tieni appiccicata addosso. Ah, che schifo. Non devo andare. Hai sempre un successo con le cobolde tu, eh? Invidia. E la prossima volta le dirò di affondare i denti più a fondo. Hai capito, Scrat? No. Almeno tu porta un bambino. Come posso rendere l'odio il retorque se no? L'odio! No, te per urlare devi aprire la bocca. No, io no, mi divincolo. Io tenendo la bocca chiusa. Ci ho provato. Non mi importa. Bambino, uno, almeno tu. Se mi dai qualcosa a scambiare. Ti ripeto, l'unica cosa che ti do da scambiare è la tua misera e inutile vita, che tanto non appartiene neanche a te, perché a te appartiene a Retorg. Lode, lode a Retorg! Lode, lode a Retorg! Quindi, girate le vostre code, ma muovete le vostre zampette e portatemi qualcosa da mangiare. A me piace tanto scratchare di un bambino. Secondo me se lo mettiamo a bollire viene bene, sai? Ma! Ancora qui siete? Sì, stiamo decidendo come muoverci. E come muove il nostro campo? E comincia a mollarmi così mi muovo. Oh, e comincia a allontanarmi. E io avrei un piano. Andiamo io sono veloce. Andiamo alla locanda. Mi sto mordendo la coda. Andiamo alla locanda. Li addormento e rubiamo i bambini alla locanda. E beh, per questo che ti dicono che crubi tutto. Io non crubo tutto, io sono Kribug. Cribbi tutto. Cribug tutto. Andiamo. Ho fame. Andiamo, addormenti, andiamo alla locanda. Facciamo finta di essere avventori. Ma quanti bambini gli dobbiamo portare? Due ce li mangiamo. Ho detto uno, quelli che prendiamo in più sono nostri. Ho detto almeno uno. Almeno. Voi due, a voi due ho detto tutti. Tutti e... Tutti! 12? Tutti e 6. No, tutti! Tutti e 12? Non lo so quanti sono, tutti! Okay. Quanti non stanno nella mia bocca? Nessuno deve stare nella tua bocca! Tienici lui nella tua bocca! Perché? Perché tu sei un servo schiavo di Retorg! Lode a Retorg! Lode a Retorg! Quindi sei buono solo... Non è convinto, perché secondo me è sindaco, è questo qua! Lo decido io quando uno è convinto. No. Prenditi tu un check della morte. No! Mi ero allontanata, stavo per andare a prendere i bambini. Passato. Andiamo a prendere i bambini. Andiamo. Allora, piano, siete d'accordo? Metà ce li mangiamo. Certo, però non diciamo niente. No, dobbiamo dirgli che ti mangiamo. No, dai bambini, sindaco. Trattieni la tua fame. Dobbiamo dare da mangiare anche a Coco. A Coco è il topo con le ali, vero? Gufo. È gufo. Un nobile gufo. Nobile gufo, nobile, nobilissimo. Un topo grosso. Vero sì. Che sei un nobile gufo? Ci pare. Puh. Io posso parlarci. Sì, sì, loro sentono puh. Poi ti dicono... Io... Non sono un gufo. Oh. È proprio simpatico. Andiamo. Posso andarmene? No. 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 E frattaglia, no? Relazione di emergenza. Cioè, la grappa mi è andata su e giù tre volte. Ah, l'ottimo frattaglia. Se non l'avete mai visto, guardate sì, Excel Sacro, perché è importante per la vostra vita. No. E andiamo alla taverna. Posso dire dell'acqua per se non arriva a fine puntata? No. Allora manderò il buon Scrat a prendere dell'acqua. Però non torno più. Per quei tutti i coboldi presenti. Se non mi mastica. Uscite dalle vostre caverne e le vostre caverne stanno appollaiate
sul lato di una montagna, quindi ci vuole un po' per scendere e arrivare al villaggio. La montagna in realtà è una piccola collina, che in realtà neanche chiamarla collina è una forzatura, ma per voi è una grande ma montagna. Io sono veloce e corro velocissimo perché magari riesco a prendere un bambino prima che arrivino loro. Secondo me ti fai su tipo coso il ne ha pallottolo, sì, il tipo Hedgehog, come il Sonic. Ne ha pallottolo e rotolo giù per la collina, sono veloce. Ok, va bene. Dove vai? Dove vai? Preparo i bambini. Ok, fai un tiro di riflessi. Difficoltà 2. Il fatto che abbia fast vuol dire che lo posso fare normalmente. Ok. Io no, perché io tiro sempre alto, io non riesco a fare basso, devo cambiare dati. Prenderò gli illeggibili di Claudio. Sì, almeno fra i Claudio. E a questo punto ti prendi un danno. Puoi scegliere se toglierlo dai calzini perché ti si intrappano e ti fermano alla caduta, o se lo prendi tu. Ma perdi i calzini? Eh sì, si perdono i calzini. Ah, quindi armatura è se dopo che hai parato uno lo butti. Sì. No, mi prendo un danno. Ma tanto lui poi al massimo mi mangio un braccio suo che c'ha il sangue di troll. Devi leccare, devi fartelo no, leccare. No, lo so che non funziona, ma io non lo so. Esatto. Devi fartelo leccare già in metallo, quindi... Esatto. Non lo volevo dire. Arrivo giù e cerco un bambino. No, in realtà mi vedete di sotto che sono con la pertica di 2.7 metri che sto mettendo tipo una tana per conigli e sto cercando di mi vedete ogni tanto attizzare qualcosa, fuori delle piccole creaturine dall'altra parte. Noi scendiamo giù piano piano. No, non mi spaventate i bambini, non sono bambini. Fammi un... possono esserci. No, guarda, non sono bambini, sono coligli. Ma se c'è un bambino non lo sapremo mai. Sono piccoli, stanno nelle tane. Ma non si infilano lì dentro i bambini. Sei sicuro? Escono da una tana, ma non è questo tipo di tana, è un'altra cosa. Davvero? Ok, fai un simpatico tiro... metallo. Di fortuna. Tiro di fortuna, in questo caso, ovviamente, è su estraneo. Ok. La difficoltà è 2... E vediamo se stai dando fastidio a dei conigli o a delle lepre assassine. 4? Okay. Ecco, ci stavo pensando. 4 su 11. Ok, sono coniglie, non lepre assassine. Ma ti non ricordi? Non ci sono bambini. Perché siamo su Ardutan. Che siamo sempre su Ardutan. E ogni tanto alcune di queste tane masticano direttamente... Per quello è 2,7 metri. Esatto. Sì, il bastone! È come il temperamatite, no? Comunque non ci sono bambini qui. Che avevo detto io. Andiamo alla locanda e facciamo il piano. Facciamo finta. Una festa di compleanno per lui. Una festina di compleanno. Invitiamo tutti i bambini. Io ho sentito una storia che quando uno festeggia il compleanno gli si staccano tanti piccoli pezzi di carne a morsi. E a seconda di quanti anni. È il suo compleanno, infatti. E no, è tuo! È vero, è una tradizione, sono un bardo. Ed è il suo. No, non venga a questo compleanno. Mettiamo la voti. Di chi è il compleanno? È suo. Suo. E poi è il compleanno di chissà di bambino. 8-4, abbiamo vinto noi. Mannaggia. 8-4 abbiamo perso. È vero. È vero. Però 4-8 allora abbiamo vinto. Non puoi cambiare le cose così. E no, perché siamo due. Sentite, andiamo a cercare bambini. 4, senza compleanni dove si mangiano. Facciamo una festa. È tipo l'Happy Meal. Ma no, come... Gli facciamo arrivare un mangiare felice. I bambini sono felici. Un mangiare felice, no? Perché mangi il bambino. Facciamo una festa di compleanno. La locanda e invitiamo tutti i bambini. Ma poi ci sono i bambini grandi che non sono così che buoni. Che pensi, mi li addormento. Ah, ok. Ma dove hai imparato ad addormentare la gente? A chiacchiere? È distintivo. Ah, una cosa importante, nessuno di voi parla la lingua umana. ovvio. Beh, io posso cantare. In coboldesco. Ragazzi, i bambini. Sì, come, lui fa il mimo. Come... C'era una volta che ho sentito che c'erano delle streghe che cantavano e i bambini uscivano e esplodevano. Davvero? Che bello! Pensa un po' se ci fossero. Posso provarci? Lui canta, io faccio il mimo. Guarda come viene bene fare il mimo. Sì, ma penso sempre di finire mangiato con lei dietro. E tu sei festeggiato. Se ci sono ecco, bambini, vedi che avevo ragione che finivo mangiato. Se ci sono bambini non corri rischi. Ok.
Quindi io canto e attiro i bambini. Sì. Spezzi no. bottiglia, spezzi bottiglia, uccidi famiglia. Andiamo alla taverna. Ma non ci interessava nessuno dei bambini. Hai preso un accento sullo slavon. Sì. Andiamo lì, guardo i bambini e canto. Perché i comunisti mangiano bambini. Giusto. Cos'è un accento? L'unico problema è come invitiamo i bambini. Quelli grandi? Sì. Non li addormenti? Un po' di musica. Ma come facciamo a dirgli venite qua? Noi non parliamo a loro. Con una musichina da festa. Posso fare come fanno gli elfi? Una che cosa? Musichina. Posso fare come fanno gli elfi? Canto con l'animale. Che ti eri perso la C. Hai detto una musichina. E non capivo, scusami. Oh, va bene che vengo da un'altra tana. Sentite che bravo a cantare. E tiro tipo per il collo un po' il piccione. È l'accordatore. Visto? Forse lo devi soffiare da dietro. No, sì. già fatto, non gli piace. No, non mi farlo. Per favore. Non fa come quello strumento, come la corda musa. Se no, non c'ha le corna, è un gufo. Il decomuso. Lasciatemi andare. Voglio il manto, no. Mi prego, voglio il manto. È una quantità di amaro sufficiente. No, ma non ti preoccupare, non soffio lì, non piace neanche a me. Potrei vedere dall'alto se ci sono bambini. Ok, però devi fare non è stupido. Va bene. Ok, e con la stringa legata alla zampa, che è tipo di 3 metri, con la cerniera con la pertica, lo leghi alla pertica e lo tiri. Sì, lui è attaccato alla pertica. Lui, vedete che inizia a battere fortissimo le ali. Ed ecco, così sono fortissima. Vedi qualcosa? Tipo già bello attaccato. Vedi qualcosa da qua? È un'ottima idea. Lo imbraccio e non dice niente quando detto, vedi qualcosa. Sta cercando di volare via. Bravo aerodinamico. Lo lanci? Sì. E tu gli fai anche la domanda? Vabbè, sì, chiaro. Lanci il piccione con tutto quello che c'è attaccato e un secondo dopo vedi una poiana velocissima e però si deve portare dietro altri 2,7 metri di pertica. Sì, sì, vabbè. Quindi aspetta, la fermo io. Vai più in alto. Ok, prendi un check della morte. No, ma non devi tirare, no? Ho morto. Altra scheda. Aspetta. Perché dovresti essere morto, ma è Kribug. Non può morire. No, secondo me, scusate, ma aspettate lì. È un mago. Si sveglia e c'è il re che dice: allora dovete andare a prendere i bambini. No. Ho visto Geoff Tomorrow ieri. Adesso vi racconto cosa succede. Tu sbadigli e voi vedete la poiana e il piccione che volano violentemente verso il terreno, piantandosi con il becco, la poiana nel petto di Kribug, che cade a terra morto. Ah! E non è la poiana, Kribug è questo. Ah! È morto. E il piccione è ancora vivo? No. Neanche il piccione? No, si è sfracellato con la poiana. È diventato più grosso il tuo poiana. Mangio il piccione. Do un mozzico al cioè piccione. Io ho un buco dove sporgono il culo della poiana, il culo del piccione e la pertica. Esatto. E ti risvegli nel laboratorio del mago. Ah! Togliti uno da Bron, da brutalità. È morto. Con conseguente perdita di punti. Quindi ora non c'è più e io do un mozzico a... Perdo i check della morte o li cancelli? Okay. Anzi, do una botta in testa a Scrat. Ok. Per farlo svenire. Cazzo. E il resto è tutto uguale. Ok. E non c'è più Kribug. Beh, giusto. Almeno riporti dietro un bambino. Certo. Qualcuno che sa di bambino.
sono affamato, sei da solo, è appena stato ferito lui. Cioè, non bello, no, forse magari li mangio di lui. Lui è proprio morto. Faccio una cosa, faccio un'auto, una posturinata, posso farla? Quando vuoi, strano. Vuoi farmi una prova di ego? Ego, tipo la forza di volontà, no? Per vedere se sono attirato da lui che però non sanguina, ammassato il bambino. Oddio, sembra più strano che per non terra. La forza di volontà. Non no, ti conviene. Okay, allora, il tuo affamato ha un tiro specifico. Ah, ecco. Il tuo affamato è un tiro di, non è un incantesimo, Sensi da Coboldo qua. La difficoltà del tiro di ego è decisa dal sindaco in base a quanto è delizioso il cibo in questione. Molto delizioso, sai, di bambino. Merda! No, perché lui adesso non sta sanguinando. No, però c'è, c'è una poiana, c'è un piccione che ho già scardinato con un morso e lui. Lui è un coboldo, quindi okay. In genere ha un buon sapore. Devo tirare? 2. Ego? Era. Sì. No, non lo mangio. Se vuoi. No, mi mangio la poiana. Ok. Io mi nascondo lo stesso. Intanto sei morto, che te frega, quello è il tuo cadavere. Tu sei sveglio nel laboratorio del mago, sei dentro a una di quelle taniche sì. Tipo Guerre Stellari. Tipo Mark Hamill in episodio 2 esatto. E 5. E gli altri non esistono. Esatto. E niente, il mago di cui sei in realtà il lacchè non vive ovviamente dentro le caverne dei coboldi. Vive nel paesino dove in teoria dovresti cercare i bambini. Sei esattamente uguale, hai le stesse cose indosso che avevi prima. Ok. E quando vede che apri gli occhi inizia a parlare, tu non capisci assolutamente nulla. Prende però la solita frusta. Le solite manette. Ok, questo l'ho pensato anche. Svuota la tanica. Apre la tanica. Ti afferra per la collottola. Ti dà un calcio. E ti dice qualcos'altro che non capisci assolutamente. Se vuoi puoi provare a cercare di capire una o due parole. Sì. Di... con intelligenza, con inutile, estraneo. Con estraneo. La difficoltà è 4. Figa. Posso usare fortuna? Per togliermi un dado? Sì. Sì. Volendo sì. Ok, allora. Fortuna. La spendi? Sì, la diminuisci finché non arriva a 0. Ah, okay. Dov'è la mia fortuna? È di fianco all'estraneo. Ma questo è di regole o sei di sì, no, è di regole. Puoi spendere la fortuna per migliorare i tiri. E tiro qua, tiro un dado in più e scelgo quello che voglio. No, okay. Ti un dado in meno. Un dado. Ok, perfetto. Perciò 3. Ce la farai mai. Lo so. Vabbè, però il gioco. 3. Pari. 7. Ce l'ha fatta. Grande. Capisci? Tipo che tette culo, una due parole a caso. Capisci, sbrigati. Pensavo grande drago bianco. Esatto. Nel frattempo io cerco scherzo. L'unica altra parola che capisci è un nome, perché non è una parola che tu abbia mai sentito usare da lui. E innanzitutto hai comunque un po' di mal di testa, quindi il prossimo tiro che fai su ego è un dado malus. Ok. Perché cercare di capire la lingua umana è estremamente difficile per lui, coboldi. E hai capito però un nome, che è Krubal. Io l'ho già sentito questo Krubal. Hai capito Krubal? Stratto, dammi una mano. No, che te la mangi? Abbiamo un bambino. E inizio a strappare i denti dal corpo di Gribug. Gli taglio la coda. Inizio a togliergli piano piano a squamarlo. Ok. Sarà un processo lungo. Fai un tiro di cucinare. E ce l'abbiamo tutti. Io non avevo anche... C'è il pollice rosso. Sì. Il pollice rosso è rosso. E se ti bruci prendi due danni. Ah, ok. Allora cerco di farlo anche un po' più. La difficoltà è 2. Perché cucinare un comodo è facile. È buono. Mentre lui fa questo, io posso usare l'aria per cercare... altri coboldi. Andata alla grande. Passato di 6. Voglio proprio scolarlo per farlo sembrare il più possibile un bambino. Ok, va bene. Tipo gli taglio le punte delle dita perché sono quelle un po' più artigliate, gli tolgo le squame. Così abbiamo preso un bambino. Ok. Io a memoria fino siamo a... già a metà dell'opera. È vero. Che memoria ho io? No, tu hai tutta la memoria. Fino alla... Ogni volta ti ricordi di morire in maniera brutale. Okay, hanno ammazzato Gribug, bastardi. Ok, mangiamolo. Inizio ad annusare l'aria per cercare l'odore di bambino coboldesco, che è un odore ben preciso. Esatto.
Devo tirare? Su inutile? No, non è una prova di... Su inutile, estraneo. È una prova di estraneo. Sì, inutile. La difficoltà è 1 perché il suo odore è molto particolare. Beh, allora ce la fai. No, devi tirare. Ah, se fai 1 è fumble? No. Tu tira e non rompere le palle. 6. L'hai fatto. È solo per darmi fastidio. Lode, lode al sindaco. E in realtà non sono molto lontani, saranno 200 metri al massimo. Ehi ragazzi! E arrivo e vedo che è lontanissimo. Ho sentito parla e gli schiaccio l'aria della faccia. Che mi ricordo un film orribile che mi hanno detto che ha fatto quello che faceva Swiss Army Man. Swiss Army Man. Mi ha detto che è bellissimo. Che è bello. Invece. È bello? Ma come sappiamo tu? Come sappiamo tu i tuoi gusti? Devi guardarlo la quinta volta per capire. Max. Vabbè, da lontano vedete che c'è Kribug. Ehi, hey. Ciao là. Abbiamo trovato come fare bambini. Una gocciolina di sudore inizia. È così che nascono i bambini? No. Ma quelli che ci servono a quanto pare sì. Vi faccio vedere il suo corpo scuoiato e squartato e con la bocca tagliata. Sembra un bambino. No. Sì. No. Sì, sì. Non cambieresti nessuno. Ha fatto tutto lui. Secondo me. No, non cambieresti. Non cambieresti nessuno. Guarda, sai, una volta con un bambino così ho ingannato l'imperatore del mondo. Oh. Che poi è esploso, però. No. Fai il tiro di bardo. Quanto hai di... Esploso tutto. Di Gunning, 2. Dai, tutta. Sì, 5 su 11. E io. È successo veramente. Che meraviglia. È poco esploso, è ancora vivo, un po'. È un po' esploso. Mm. Ma esplode un pochino. Sì, una parte. Una parte. Ok, me lo segno. Può servire. Sì. Cioè, meglio non esplodere. E andiamo... ci servono altri bambini. Sì, andiamo a fare la festa di compleanno. Va bene. Allora, non lui. Alzato il pugno. Io dietro così. Mentre Kribu che si gira guarda. Vai, vai, vai. Cioè, torni di nuovo? No. Sì. No. Sì. No. No. Sì. No. Uso saggio per fare una domanda al master. Vai. Prendi un check della morte. Tira. Sì. Non devo tirare? Sì. No, sì. Saggio non devo tirare. No. Abbiamo detto prima. Ah, il check della morte. Allora prima mi devi dare la risposta. Tu tira. Poi ti do la risposta lo stesso. Anche se sei morto. Anche se sei morto. No. Se lo ammazzo torna di nuovo? Sì. Adesso però... Adesso devo dire non come lo so. Devi dare la domanda. Prima devo dire come lo so. Ah. Lo so perché... No, secondo me torni di nuovo, lo so. Perché io ho lavorato da sguattera per il mago dove lavori tu e ho visto che ce ne sono altri 6-7 dentro quelle cose lì d'acqua, come se fossero a bollire, perché siete 6, dei 7, bambini. 6-7 sono pochissimi. Ma sono come i bambini. Io sono già colpito. I bambini sono più buoni. Ma ce ne sono altri 6, prendiamo 4, 5 bambini, 7 meno 2. E tutti quelli che no, vuole il sindaco. Io divento sempre più piccolino, perciò c'è meno carne da mangiare. Ma sono sempre bambini che dobbiamo portare, noi va bene. Ma uno magari ne mettiamo uno così insieme a un po' di bambini così. Uno ce l'abbiamo. Lo mettiamo sotto nella cassa. Esatto, che fa figo, fa numero. E da 8 diventa 24. Ah, quello sotto. Ah, siete quello intelligente per me. Non è vero, sono io quello più intelligente. Tu c'è quella che mangia. Sì. Sono intelligente. E certo, ha bisogno di nutrire questo grosso cervello. Certo. E gli batti il petto. Sì. Il cervello cresce se mangi, lo sanno tutti. Giusto. Scusa. È giusto. È un cervello importante qua sotto. Bene, quindi. Era metallo. Cosa facciamo? Sì. No, ci vuole era metallo. È tutto metallo questa cosa. Andiamo giù. Giù dove? Al villaggio, 200 siamo metri. Siamo al villaggio. 200 sì, metri. Villaggio. Allora, siamo tu inizi a cantare. Io faccio. Ma ho perso il gufo. Me ne serve un altro. Io uno, io per te. Lì di fianco c'è un pollaio. Prendo la prima gallina. Hai punti vittoria da spendere?
Quali sono i punti vittoria? Non ce li hai. Non c'è un pollaio lì vicino. Ci sono tutti i pollai in tutti i villaggi umani. Ma questo è un pollaio vicino a un villaggio dove vicino vivono i coboldi. Quindi potrebbe esserci il pollaio e non esserci il villaggio. Dovresti essere proprio fortunato per trovarne un altro adesso. Sì. Tira. Inutile. Estraneo, no, inutile. Tre di difficoltà. Un po' come le Mercedes. Tre dadi, eh. Ah, tre difficoltà? Tolgo una, uno di fortuna. Così. Lo puoi usare anche per ritirare i dadi. Ah sì? Però devi accettare la seconda. Sì. No, ne tiro giù uno. Come fai a riprenderla? Non la riprendi. Ok. L'hai appena bruciata. E perciò tutti i tiri che fanno contro con me di estraneo a difficoltà zero, cioè riescono in automatico. Se sono tiri di fortuna, sì. Tira. No. No. Sì. La difficoltà 3? Sì, perché è, come dicevo prima. È giusto, è vicino ai coboldi. È un villaggio di umani vicino ai coboldi, avete già saccheggiato tutto. Stacco dal fienile. Perché non hai mai imparato l'incantesimo per evocare i polli. Perché sono più potente su Zelda. Stacco dal fienile, arrampicandomi malamente, il galletto segnamento che c'è in ogni... Ok, fai un tiro di... brutalità. Brutalità o... Brutalità. Cioè, o reflex, perché è agilità. Ah, dai, sì, ci sta anche riflessi. No, preferisco brutalità. E allora, cosa vuoi? No, era una domanda. Brutalità? Due. No. Mentre mi arrampico, arriva un'altra poiana. Cosa sto dicendo? Che si prende il galletto. Il galletto di metallo. Io sono così. Oh, avevi trovato una croccatrice. Oh, okay. Provo a addormentare la poiana. Ti porto una poiana. Un altro bambino. Vai, check della morte. Mi ricordo questa scena. Se fai 12 adesso, ti prego. 10. Ok, cade addormentato. Cade addormentata la poiana. La prendo. Questa è la tua. Oh, la croccatrice. E prendo la poiana. Che si chiama croccatrice. Si chiama croccatrice, no, perché senti. Croccatrice. E vabbè, Fabio, ricordiamo che Fabio non è contro gli animali. E ti ricordo con ma nemmeno molto a favore. No, croc. Beh, no, ma è di metallo. No, la poiana. La poiana. Sì, ho detto questa è la croccatrice. Faccio sì, fa perché crocca. Visto? Come stai? A me non mi sei addormentata, non preoccuparti. Lo so, hai fatto l'incantesimo. Ma sei messo benissimo, guarda com'è rilassata. È molto potente. Sono un gran mago, ragazzi, cioè... E finalmente. No, penso sia morta. Ma finalmente posso fare il mio sogno da guerriera. Con un uccello. Dual wield. E usa la poiana e il topo morto. Ambidestra. Posso mettermi la poiana morta nell'altra assolutamente mano? Assolutamente sì. Fa zero danni anche quello. Ricordatevi che voi potete anche attaccare con artiglio e morso. Ma c'ho delle armi potentissime. Con un'azione che si chiama artiglio morso in onore di D&D 3.0. Artiglio morso, sì. E per farlo dovete essere appiccicati alla creatura che volete attaccare, il che vuol dire che ha un attacco gratis contro di voi, però fate un danno. Se no, quindi fate zero. Più i miei. No, zero. Cioè, se io attacco uno gli faccio 0 e 0? Sì. Va bene, dual wield. Nel frattempo... Tu inizi a cantare, io faccio il mimo... E inizia a fare tutte le scelte delle scene come mimo. E facciamo che lui è festeggiato. Oh, è vero, dovevo cantare, allora forse era meglio se... Vediamo se è ancora in tempo. Apro la buca della poiana e faccio... E soffio si fortissimo dentro. Un palloncino. Oh no, è morta. Usa questa! Cos'è? Il quello di ferro, il galletto di metallo. No, è caduta sotto una poiana. È morta. È morto anche quello. Lo sguardo della croccatrice ti fa diventare di metallo. Era roccia. È di metallo questo. È metallo. Metallo. Ok.
Come fai a cantare? Con la bocca. E a cosa ti serve l'uccello? Beh, no, non serve. Non ridere perché non era una battuta. Ma sei tu che lo dici. È una delle mie dopo le quattro volte che è una delle mie armi preferite. L'uccello. Andate a cagare, ragazzi. Sei tu. Vabbè, non me lo prendo io il metallo per la locanda per tirare i bambini. Infatti. Andiamo alla locanda. Tu sorridi. Ma alla locanda ci sono gli umani grossi. Ma lui non ti fanno niente. Guarda che sorride. Figo che sono. Lui è il capo. Il capo dei fighi. Ok. Andiamo. E baldanzosissimi verso le porte tipo saluna. A cui voi passate sopra. Esatto. Ci sono le porte tipo saluna e vedete che al centro c'è un drappello di persone. Voi tanto non capite niente di quello che stanno dicendo. E non sapete nemmeno come si chiami la locanda e se sia veramente una locanda, perché non leggete neanche romano. Però c'è casino. C'è un sacco di gente, c'è la porta sotto cui voi riuscite a passare. E in mezzo c'è un drappello di gente che vi sta tutte dando le spalle, come se in mezzo ci fosse qualcosa che stanno tutti guardando e stanno tutti urlando. Io mi filo in mezzo alle gambe di perché siamo alti coboldi, no? Certo. Beh, io lo seguo perché per noi siamo lontani da lui. Siamo lontani da lui, ci tirano i forconi, quindi. Appena entrate nella locanda vedi che si girano tutti verso di voi con aria schifatissima. Tipo un bianco. Quindi do un pugno fortissimo sulla spalla. Sì, perché lui puzza. E lui puzza. Anch'io puzzo. C'è il topo. Oh, che carini! Canto. Non capite. Canto. Canta! Dateci un bambino. Che cosa ne vuoi fare? Dovresti dirlo tu. Lo voglio mangiare. E per loro. Faccio una seconda trova. Aspetta, guardiamo come reagisco. Per loro tu stai facendo una cosa tipo. Infatti ti guardano sempre più confusi. Il vostro tanfo, per quanto lui non sta più sorridendo, quindi... nessuno mi dà da mangiare. Nemmeno tu. Un bambino, dai, dai. Allora, adesso sì, iniziamo a vedere come funzionano i turni. I turni funzionano in ordine di snack. Cioè parte prima il sindaco a mangiare o a bere, in questo caso. Però il primo ad agire è lui e l'ultimo ad agire sono io. Ok. E si va in ordine orario. Okay. Potete fare quante azioni volete nel vostro turno. Però dovete dire subito quante ne volete fare, perché ogni azione è un dado bonus, okay, è un malus, okay, che aggiungete al vostro tiro. Ok. Però ne potete anche dire nella stanza. 15, nella stanza cosa c'è? La stanza per voi è abbastanza grossa e ci saranno più di tanto così di umani. Che per il podcast è molto bello, ma è giusto perché non sapete. Più di umani, due mani di umani. Più di due umani. E. Che però le vostre hanno un dito in meno, quindi più di tanto così. Più di mani, di mani, di umani. E adesso che si sono girati e spostati per il vostro puzzo e il tuo urlo fastidiosissimo. Aggraziatissimo. Vedi che in mezzo c'è un altro coboldo. Bambini rosso, ce ne sono rosso in giro? No, bambini non ce ne neanche sono uno? Giro. No. Nani? Cioè nati nel senso Halfling. Umani, umani Halfling. Molto bassi. Halfling. Ci sono due Halfling. Che buoni. Allora io voglio fare tre azioni. Ah, di che colore siete? Beh, Kribug lo sappiamo, è dorato. Io sono rossa violacea. Ok. Grigio cenere. Che sono sfigato, sono stinto. Scarati il grigio. No, io voglio fare due azioni. Due azioni. Ok. Sta già dimissionando. Sì, sì, no, perché sarebbe tre dadi in più, no? Eh sì. Ma tre dadi in più è la difficoltà base? Sì. E se faccio un'azione sola? Cioè è già un dado in più? No, no. Quindi due azioni è un dado in più. È a tutte e due però. Ok, però è un dado in più. Sì. La difficoltà, ok. Se no sono ma se una non è un'azione, ma è tipo per fare movimento, eccetera, perché anche quello si tira.
No, il movimento, a meno che tu non voglia spostarti. Cioè, io voglio acchiappare uno dei bambini halfling e usando veloce portarmelo via. Un bambino halfling, un halfling. È un bambino. Effettivamente. Allora, tu ti puoi muovere proprio alla, un paio di metri. Voglio muovermi, caricarlo in spalla e scappare. Anche sul movimento era interessante leggere quello che c'era scritto, perché ovviamente era fatto per dare fastidio ai giocatori di D&D. Giustamente. E non per nessun altro motivo, proprio solo per dare fastidio ai giocatori di D&D. Perché vi muovete di 5 metri per round, ma le cose sono 4,5. Puoi spostarti in un luogo entro 6-7,5 metri. Perfetto. No, 5 caselle su una mappa di gioco convenzionale. Ah, normale. Perché allora usano il metro e mezzo. Allora. E perché la versione italiana puoi muoverti. Ok, grazie. Voglio fare una, se vuoi muoverti il doppio perché prendi e scappi, un'azione in più. Allora è un'azione su tutte e due, però sempre o lì solo su una? Eh no, se fai solo quello, ma non attiro la seconda azione che faccio, perché sarebbe correre, quindi avrei un dado in più solamente all'azione di caricarmelo in spalla. Dico meccanicamente se faccio questa cosa. Allora, intanto che dici meccanicamente, ti prendi un check della esatto parte, perché non puoi fare il power player. No, non era da fare il power player, ti stavo dicendo per... No, non devi chiedere okay. inizio ad amare questa regola, sai, con... No. Ti corre bene tale. Puoi entrare, movimento gratis. Secondo movimento per uscire di nuovo fuori è un'azione, e prendere il bambino è un'azione. Quindi sono due azioni. Non è un bambino, torna a vedere un halfling. Ma è uguale, come ha spiegato bene un certo coboldo nella storia di Fumble. Se non è un coboldo è tutto umano, e se non è un umano alto è tutto bambino. Va bene, io faccio quello allora. Non fa una piega. Fallo, allora. Ah, inizio già, non dobbiamo dichiarare. Ok, allora io vado davanti al bambino e dico, ricordandomi cosa fanno di solito le distrazioni, no? E faccio, guarda qua, il mio pugno, glielo do in faccia. Ok. Anzi, nello stomaco, per caricarmelo in spalla. È un tiro di riflessi. Mio? Sì. Cioè, il mio Brawn contro i suoi riflessi? No. Ah no, questo è afferrare un oggetto volante, scusa. Io voglio afferrarlo. Sì. Afferrarlo, è un tiro di brutalità, difficoltà 1. Quindi 2 perché stai facendo due azioni. 4. Guarda qua. Guarda il pugno, lo stomaco, lo carico in spalla e corro fuori dalla finestra. Dalla finestra? Fai la seconda azione di movimento. Finestra. Che la fai perciò? Che fa però è di, sì, che è di riflessi. Fast cosa ti dà? Fast che cosa può mi dà? Farlo senza avere idea di malus. Beh, in teoria non mi dà, cioè, non dico niente. No, vai, tiro. È power play. No, poi ti rompo il cazzo fuori dalla partita. È power player, un po' anche fuori da essere power player, perché non vuole prendere punti. Pensa un po' se la difficoltà è molto pericolosa questa cosa, perché io me le segno tutte e ne riparliamo a fine sessione. Pensa un po' se Ivano tu avresti preso. Ha citato Ivano, non è un morto. No, anzi. Anzi, togliti un punto morte dalla Roberto. Esatto. La difficoltà di veloce è pari a un dado per ogni casella mappa o metro e mezzo di movimento che vuoi percorrere. Quindi se vuoi solo saltare fuori dalla finestra, la difficoltà è 1. Se vuoi anche iniziare a correre via, sono almeno 2. Più 1 perché è la terza. Vado azione. Di 2. Quindi 3 dadi. Devi fare meno di 8. Sì, ma spendo uno di fortuna. Ritiri o ti levi un dado? Tolgo un dado. Ritirare una è una difetta. Ah. 12. Fumble! Fumble! Non si può chiamare fumble perché hai fatto 12 su 2 di 6 contro la parete. Tu ti giri. Ed era la parete, era la parete di, sai, le finestre dipinte che esatto. Trovi. Era convinto fosse Oh, e lui prendiamo questa scena. Forse abbiamo trovato il prossimo bambino. Cosa fanno gli umani per il tuo capello? Tocca a te. Gli umani agiscono per ultimi perché agiscono quando agisce il sindaco. E allora io vedendo questa cosa, vedendo che c'era questo coboldino rosso nel mezzo del coso, lo guardo bene e è il coboldo più bello che tu abbia mai visto.
Si vede il rallentatore per un istante, sì, quando lo guardi, tipo Big Fish, no? Si dice che quando si vede l'amore della propria vita, il tempo si fermi. Quello che non ti dicono è che poi riprende la velocità smodata. E al rallentatore vedi che si sta scuotendo il capo con tutte le squame che si agitano sulla testa. E la crestina. Ma perché uno degli avventori gli ha tirato un boccale di birra in testa, e quindi lui si sta riprendendo dalla boccalata in testa. Come ma, tu vedi, ma tu vedi anche che il liquido del boccale è ricola addosso, quindi è ancora più sexy, tipo squame bagnate. Esatto. Come ti permetti? Tipo canguro, mi appoggio sulle zampe posteriori e parto a mo' di ariete lanciato con lo slancio cercando di centrare la testa dell'avventore che gli sta tirando il boccale di birra. Ovviamente perché il cranio di un kobold, sappiamo, non ha uguali in natura. Mm-mm. A parte i nani. Difficoltà 2, brutalità. E non ho più fortuna. Le bruciate tutte. È sempre lui che brucia la roba. Buono! Sì! Buono! Ti fiondi a tutta velocità contro l'avventore, che è uomo, quindi sei proprio ad altezza. Palle. Palle. E mentre passo gli dico: ti salvo io, meraviglia! Rallentatore. Stai correndo rallentatore tu proprio. Sì. Ti salvo. Con tutti gli altri che si muovono normale intorno. Perché? E l'avventore cade a terra tenendosi le palle. Scrat. Io ci sarà qualche donna? Sì, un paio di donne ci sono. Ok. Non so perché andiamo a finire male. Me la sento, però. Va bene. Ma è giusto. Provo a rubare. Eccolo là. Qualche cosa che sembri di un bambino. Un sonaglio. Qualcosa che possa poi fare un rumore che posso usare per attirare l'attenzione del bambino. Perché so che ci sono i giochi dei bambini. Difficoltà 2 su riflessi. Allora è inutile? No. No, è sui riflessi rubare. Sì. Ma siccome rubare ti ho un dado? Perché c'ho l'abilità? No. No. Non ne tiri uno in più. Cioè, anche se hai 5, hai figa. Che devo fare? Ti guardi intorno, vedi che c'è un bambino che ha... Ho sbagliato tasca. No, c'è un bambino che ha il ciuccio in bocca. C'è un sonaglio ma vibra. Togli il ciuccio di bocca al bambino, che in quel momento inizia e tutti si girano verso di te. Scappo. Cioè, no, calore. Perché lo devi dire prima se volevi fare due azioni. Quindi adesso tocca al resto del mondo. Krubal, per prima cosa, dato che è l'ultimo coboldo, sentite che parla in lingua degli umani, che è una roba inascoltabile, soprattutto parlata da un coboldo. E cerca praticamente di distogliere l'attenzione puntando il dito su Scrat. Ovviamente. Quindi tutti si girano a guardare Scrat, oltre al bambino che stava urlando, e vedete che Krubal passa tra le gambe della gente ed esce fuori dalla Io non lo perdo di vista, ovviamente. Sì, anche perché lui cercava di nascondersi solo dagli uomini, non da voi. E poi ci sono i contadini infuriati. Vale, tutti i miei! Quanti sono? Troppi. Allora, in tutto ce ne sono una decina, ma uno è a terra con le palle frantumate in questo momento. Poi ci saranno 9. Però che siano abbastanza vicini da cercare di prendere Scrat per la collottola sono 2. 2. Vabbè. Tu quanto hai di agilità? 5. Quindi 2. Loro hanno 6 di brutalità. Quindi il primo ti manca perché ti svincoli. E il secondo peggio ancora, inciampa. No, più che altro si sta avvicinando a voi due. E solo che tu puzzi talmente tanto che si tira in un angolo e inizia a vomitare. E sta la nostra là. La fa
in tutto questo casino non si sono resi conto che ero baffo un elfling. Per un momento fa un'azione sola che è svenuto vedere cosa succede. Giusto, quindi sono 8 persone nella stanza. Fa una cosa, fa un'azione sola per adesso. Non mi sono, non voglio usare saggio al momento. No, anzi, sì, userò saggio, però è la mia azione quella. Sì. No, se allora, fai una seconda azione è quella. No, allora prendo il bambino e lo sbatto di violenza contro la finestra per romperla. Ma sempre quella dipinta? Non so. Dipinta. Era robusta, era molto robusta. Può comunque romperla. Magari è una cavatura di merda. Ok. Fai un tiro. Dai, il sindaco ti pare che se gli portiamo un halfing mezzo cotto non penso sia un bambino. No. È un tiro di brutalità, evidentemente la difficoltà è 3 perché la parete è bella robusta. Ok. Buga. Boh. No. Cazzo di uno. Usa fortuna. Usa fortuna. Devo ritirare tutti? Che? Ma la cacchè. 12-12. No, 11-12. Aia! Tocca a me. Sta a Kribug. Enzo, non ti agitare! Ma vaffanculo! Si rovina la carne! Hai capito quello che ha detto, però? Ha detto una parola in kobold. L'halfling? Sì. Il bambino? È un bambino speciale. Io guardo assolutamente dove sta andando Krubal, ma proprio lo seguo e inizio a inseguirlo, anche io cercare di rimanere nascosto, e mentre lo seguo vedo quelli che ce l'hanno con lui, perché penso che adesso all'inizio arrivano gli altri, e faccio Vai, vedi quanti ne addormenti. Cazzo, hai fatto sbagliare. Simone si è addormentato. Simone mi guardava convinto cercando di tirarmi in mezzo. Ho detto non ci riuscirai mai. No, veramente Simone. Ti stavo guardando perché così come ci devo cascare. Invece no. Scrazzi addormenta. Poi bastardo Simone che lo fa proprio davanti a tutti. Me l'ha fatto un paccio. Però. Tre persone. E altre tre persone si addormentano. Esatto, per 6 turni. Meno male. E io prendo un segno della morte e fai il tiro. E mentre si addormentano gli altri si spostano perché puzzi veramente troppo e uno sta già vomitando nell'angolo. Aspettami! Corri fuori e vedi che Krubal sta girando intorno alla locanda per cercare di entrare nel vicolo poi. Nel vicolo dietro alla locanda per nascondersi. Aspettami! Scrat dorme. E adesso che sei un po' più vicino a Krubal, che ha smesso di scappare, vedi che addosso ha una specie di roba di pelli, corazze di avventurieri morti raccattate in giro. Ha un piccolo pugnale di lato e in mano ha una saccoccia piena di roba di metallo che tintinna. Oh. La lanterna arancione. Tutto iniziò così. E ti guarda e ti fa: che diavolo ci fate qui? E tu? Da dove sei uscito? Dalla locanda! È il posto più bello del mondo. Bello era fino a che non hanno cercato di uccidermi. Ma adesso nessuno ti potrà fare più nulla. Se restiamo qui a parlare, forse sì. Facciamo allora che andiamo via. Quello che vuoi. È quello che volevo sentire. Inizia a correre lontano dalla locanda mentre dentro là. E vedo faccio due azioni. Giusto, i contadini sono un po' addormentati, uno sta vomitando, uno è ancora per terra accasciato, uno è un povero Alvin che è spappolato contro il muro, che però cerca di vincolarsi dalla tua presa. Okay. Perché l'hai sbattuto, ma comunque lo stai tenendo. Difficoltà 3. Tanto, Ebbene, anche bello ferito, cioè cazzottare lo stomaco, dico, è una bella difficoltà. Però è un halfling, c'ha 10. In brawl? No, in riflessi. Si rinfra.
No. Vedi che il fatto che muovere. Il fatto che tu l'abbia si stressa la carne. Sbattuto più volte contro la parete l'ha rincoglionito parecchio. E gli altri si stanno avvicinando al bancone, probabilmente per prendere il tipico forcone, mazza ferrata o quello che è. Io faccio due azioni. Con la prima, con saggio, voglio sapere, la finestra è vera? La finestra non è vera. Ok. Chi è lo stronzo che ha dipinto la finestra? Se tu vai in una... Come ho scoperto che non è vera? Ho scoperto che non è vera perché quando facevo la badante per il mago, la badante, c'era una specie di cosa disegnata che lui chiamava un postale. E anche quello era disegnato sul muro. Io ci ho provato a entrare un po' di volte e ci ho sbattuto la faccia. La terza volta me lo sono ricordato. Questo accento bresciano che ti sì, cambia sempre perché passa da slavo a bresciano. Questa è la mia prima azione. E fa il check della morte. No, però se ne diciamo che è positivo. Prende uno solo. Uno solo invece di due. Solo. Passato. E la mia seconda azione è muovermi all'ingresso e roteare l'halfling per i piedi sopra la mia testa cercando di scacciare la gente e per uscire. Fai un tiro di bullo allora. La difficoltà è 2 perché già non... Quindi 3. Esatto. Ma mi giocherò l'ultimo punto di fortuna perché... E fai 2. Perché se sa mai. Pelo, Pelo, sì, 1. Il lucky miglior speso. Ce la faccio qua. Li tieni lontani roteando il povero Alfin che sta urlando tipo sirena. È da qua che è nata la sirena. La sirena. Perché adesso arrivano le guardie. Chiaro. E io preso una seconda, l'ha presa un secondo da questa cosa di lui che sta facendo ricordandosi il suo gufo, anche lei fa per intonare, per accordarsi. Cioè, hai trovato un cuore l'Halfling rotante prima che lo mangio. Chiaramente, ma quello lo vediamo poi mentre torni verso. Che faccio per allontanarmi? Per frullare per me. Fuori dalla locanda. Kribug. Kruba sta correndo. È sempre via. Lui, ma proprio ha spiaccicato. Vuoi fare qualcos'altro? Tipo cercare di addormentarlo? No! Sono perso. Alla Pepe Le Pou. Si è addormentato, si sveglia tipo sul letto con le coperte. Infatti vedi un bel 2 sul dado. Tante che lo accarezzi, truccato. Beh, se ti semina. Tu dormi, quello che puzza è uscito. L'altro che puzza sta tenendo lontani tutti con un halfling e gli vogliono stare lontani. Tu sei addormentato in un angolo e sei un povero coboldo. Io in teoria sono addormentato sotto le persone. No, tu sei addormentato. Anzi, prenditi un check della morte perché ci di sfuggire al tuo destino. Vivo. Qualcuno ti afferra, tu vedi che loro prendono... In due prendono Scrat e... Uno lo sta proprio tenendo praticamente per il collo e lo sta allungando verso di te urlando qualche cosa in quella lingua fastidiosa. Lancia l'Halfling. E sembra morto. Io penso, no, ma sento, è buono da mangiare. Lo guardo l'umano e faccio, grazie! E gli sbatto l'Halfling in testa. All'umano? Sì, che sta tenendo Scratto. Mai, stava Scratto. Anche io per un attimo temuto. La difficoltà è 2. 2. Al pelo, però l'ho fatto. Sbatto per i piedi proprio testa dell'Halfling su testa dell'umano. Crack! Senti un sonoro crack da parte dell'Halfling che è la quarta volta che lo sbatti contro qualcosa. Lo lascia? Smette di urlare e lo lascia. E io con una mano l'Halfling sarà svenuto. L'Halfling è morto. Ok. Tengo l'Halfling per una caviglia con una mano e con l'altra mano afferro la caviglia sua per poi dopo in futuro muoverla. Quindi allora, hai lasciato andare sia il topo morto che la poiana in questo momento. Beh, già l'avevo lasciati prima in teoria, perché non penso che poi rinfoderarli, giusto? L'ho lasciato, sono di fianco alla finestra. A meno che tu non abbia un fodero. No, un fodero a forma di topo? Beh.
e li acchiappo tutti e due e mi sposto. Non dire il fodero, non dire il fodero a forma di uccello, perché già lo sappiamo. Il fodero di pelle di topa. E faccio un movimento per uscire, trascinandomi loro due. Questo però girandomi e dicendo: tornerò a prendere le mie armi preferite. E ti allontani appena fuori, sì. Lui sbattendo la testa sugli spigoli. Krubal, dopo un po' che si è allontanato, si ferma a riprendere fiato perché è magrolino, mingherlino, vedi che non è particolarmente robusto, avete corso 10 metri. Il fiatone. Se vuoi ti do una mano io. No, ma cosa? Te li prendo io questi, se vuoi. No, allunga la zampa. No, non toccare. Non te, stavo prendendoti la roba. Appunto. Questi sono per Retorg. Oh, lode, lode, Retorg. Lode, lode, Retorg, anche se non ci siamo. Anche se non ci siamo. Anche se state dormendo. Ah, lode, lode, Retorg. Abbiamo avuto dei dubbi. Dice molto sulla vostra goboldosità. Prendetevi un certo da morte. Deve essere istantaneo, automatico. Sì. Ma vivo. Se pensavi di giocare a un gioco serio, non nemmeno un minimo. No. Ma secondo me col fatto che venivo giù io l'aveva già messo in conto. Sì, vabbè, no, non mi lamento, se no un altro fallimento della morte. Bravo. C'ho le tacche qua per la fine della partita. E... questi sono per il re, non puoi toccarli. Va bene, ti aiutavo, eh. No. Sei bello. Io non so come fate voi coboldi dorati. Fate tutti gni 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 col sorrisone e poi alla fine io mi trovo, eccolo lì, vedi, lo sapevo, quel sorriso lì è quello che è tanto carino e puccettoso, però alla fine della giornata tu ti trovi legato a un letto senza i soldi e a Krubal capiterà più volte magari, nel futuro, e magari tutto bello truccato come si confà a un vero coboldo carino come te. E sarà veloce come me. E in questo momento vedi che lui si gira, sente qualche cosa dietro da dove. Ah, credevo mi facessi la mossa Kansas City. No, sente un rumore da dietro, si gira e fa: non di nuovo! E vedi degli occhiettini rossi sul nella foresta in lontananza. Pieni. No, occhietti rossi, ma pochi. Bassi. Sì, lo so, bassi. Sono gli occhietti rossi. Ma non pieno. Pochi, però ci sono. Vedi che lui infila la mano nel suo zaino e ti dice: puoi darmi una mano? Tieni questo. E ti dà in mano una specie di pietrone nerastro. Adesso! È molto importante che tu mi ascolti. Pensavo ti desse un sacco di carne. Dai, mettiti questa intorno al collo. È molto importante che mi ascolti. Io adesso corro da quella parte, che sì, è dalla parte opposta agli occhietti rossi, ovviamente. E tu corri velocissimo con questa pietra, che ti salva da qualunque cosa, verso quegli occhietti rossi. Ah. È importantissimo per la salvezza di Retorg. Retorg! Andiamo! È la pietra di Vor! Oh mio Dio! È un artefatto meraviglioso! Ecco, quindi corri veloce in quella direzione! Verso gli occhietti rossi! Esattamente, verso quelle cose! Ok! La pietra ti salverà! Non ti preoccupare! Andiamo! Lode, lode, Retorg! Lode, lode, Retorg! Il gruppo di intanto sta andando dalla parte opposta, ovviamente. Io. Tu uscendo dalla locanda vedi il coboldo rosso che corre verso la vostra caverna. Di Kribug non c'è traccia. E senti gridare: lode, lode, Retorg! Lo sentiamo dov'è Kribug. Sì, dall'altra. Allora io trascinando l'halfling e lui corro perché sono veloce verso Kribug. E vedi che Kribug ha una pietra nera che devi lasciare qualche cosa per terra. Lascio giù la fionda e lo scudo. E no, vabbè, ci sta in una mano. E ha questa pietra nera in mano e sta correndo verso i... Cosa stai facendo, Kribug? Lode, lode, Retorg! Lode, lode, Retorg, hai rotto il cazzo! La prossima volta arriva un calcio sotto la scrivania!
Tu tra l'altro vieni trascinato, ma sei sveglio adesso. No, infatti mi sveglio. Ah no, mi vuole mangiare. Andiamo, abbiamo un bambino. E con un sonaglio in mano. Abbiamo un bambino e uno che sa di bambino. Per Vor dobbiamo andare di là, venite. No, dobbiamo andare di là. Vor. Ok. Vor. In quel momento salta fuori dai cespugli un piccolo coniglietto bianco. Bello coniglio. Uso saggio. È una lepre assassina. Oh, è una lepre mangiacoboldi. E gli do una botta a lui per farglielo rotolarmi alla pietra e scappo trascinandomi di nuovo loro due dietro. Però vi spiego come so che è una lepre assassina. Infatti. È perché quando avevo la badante sempre a casa del mago. Occhio, ti stiamo avvicinando al pollice verso. Prima di fare quello addestravo gli animali, come hai visto sono brava con i piccioni, si riconosco i gufi. È un piccione gufo, un piccio un gufo, come l'orso gufo. Un gufone, un gufo, un piccone, un pifo. E praticamente ero abituato a fare questo. Una volta c'era un altro piccolo coboldo che era bravo con gli animali, mi sento, fa guarda che bello questo coniglietto morbidoso, l'ho accarezzato e non c'era più la mano, l'ho accarezzato con l'altro e non c'era più la mano e poi è esploso. Oh, mi piace la cosa che esplosa. Per me è pollice su tutta la no, vita. Dai, questa per no. Me, per me decide il sindaco se tu fai in giù. Con questa no, che cazzo di senso. Non è un film di Michael Bay. Basta, un piccio gufo, mago esplode. Cazzo, neanche fossimo feng shui. E ma è sufficiente a sopravvivere un'altra volta. A me la versione Michael Bay piace un sacco, io adoro Michael Bay. E il bardo gli dà il suo flavor alla storia, esplode tutti effetti speciali, giusto. Quindi sì, è una lepre assassina. No, io mi gli ho dato una botta per buttargli via la pietra e trascinarmi uno due scappo in direzione quindi di che tribù. Ne esce un'altra direzione di dove sono andato di lepre assassina dai così, e la prima si fa un po' avanti. Allora mangiacoboldi, io sono già scappata mangiacoboldi, però per Vor dovrei andare mangiacoboldi, la pietra l'ho buttata giù dalle mani. Sì, no, sì, infatti lui sta gesticolando con le mani. Sto pensando mangiacoboldi o fuggi, mangiacoboldi, pietra, Vor, oddio cosa faccio. Aspettatemi! Mi giro tru, e vado dietro a lui che sta trascinando gli altri due. Tu cerchi di divincolarti? No, o... io dico corri! Tu tra l'altro lo vedi da così. E col sonaglio. Ok, prendi un danno perché in tutto questo trascinarti correndo ti prendi un danno. Le lepri fanno più male. Senza dubbio. Il tabacco. No. E correte verso la vostra la caverna. La vostra caverna. La, che se non sbaglio è la caverna. Caverna. TM. Accento sulla T. Sulla A. Perché se no la sono io. La caverna. La caverna. La con l'accento sulla L. Qua caverna. Io l'accento sulla L. Caverna. Nulla. Castello. Villaggio Lulì. Casello. Corri, basta. E arrivate alla vostra caverna. Sindaco! A metà strada della salita, in realtà, prima di arrivare alla caverna. Kruban che è una pugnana. C'è Kruban che. Vede, non so, qualcosa da bere, un goccetto d'acqua. Io do un mozzico al braccio suo. Vabbè. Che immagino che ti divincoli e ti lamenti. No. Cazzo, aspetta, ho preso una ferita. Adesso mentre torniamo. Adesso non mi fermo. Infatti, quando mi fermo, io volevo mangiare una gamba dell'Halfling. Aspetta, mi lecco la ferita mentre lui mi trascina sulla testa. Io l'avrei fatto così bene. Perché sapevo. Secondo me potrebbe andare. Ma se la ferita sulla testa, come fa a leccarsela? Così la lingua è molto mi lecco la mano. Perché se lui se la lecca in tempo, io volevo fermarmi prima di arrivare lì e mangiare coboldo, il preferito delle dame di corte di tutta. Allora sì, ci può stare. E stiamo affamato delle lepre. Sto pensando a te. Affamato devi comunque fare. Sto pensando a te con quella... un tiro di ego per evitare di ficcarti l'halfling in bocca in questo caso. Ecco un altro. Ma io me lo voglio ficcare in bocca.
Te lo vuoi ficare in bocca? Sì, sì. Brutto. Sappiate che è metallo questo. Sì, sì, inizia a mangiargli una gamba. Inizia a mangiargli una gamba. Ma no! Dobbiamo portarlo al sindaco! Oh, vabbè, c'ha, tre, no. C'ha altre tre gambe. E no! E poi... Una, due, tre. No. Oh. Uno, due, otto. Tanto per cominciare. Davvero. Si dice... 4, 5, 6 e 7. Comunque... E l'otto? I bambini fanno a fette, l'otto. La conosco anch'io quella canzone. L'otto è l'invenzione degli umani. 1, 2, 3, fallo a fette anche per te. 4, 5, 6, fossi in te io scapperei. Fa rima e c'è. Cos'è la rima? Sei un bardo. Cos'è un bardo? Chi? Io strappo un pezzo di coscia all'altro. Mentre è distratto dall'altro, io provo a divincolarmi. No, l'ho poi... lasciato. Ok, perfetto, meglio. Okay. Adesso vi faccio tirare così mi fermo la gamba. Esatto. No. Sto mangiando anche l'altra gamba. Fermati! No, vedete che si è. C'ho altre due gambe. E ho un coccolone sul carrocchio da coricarla lì. Provaci. A lei? Auguri. Tre di difficoltà. Tre. I coboldi non sono. Sì, io lo voglio reggere. I coboldi non sono in grado di far svenire se no, non addormentando. No, no, gli tiro un carocchio per dire sputo. Cioè, l'idea è di gli do una botta per lo butta l'unica fuori. Cosa è uccidere un coboldo. Però vai. No, vabbè, ma se mi danno cosa, no. Non e tu sputa. Lo stai mangiando tutto perché hai fallito il tuo tiro. Anche se lui ti picchia. E ciao. Però lo puoi far addormentare. Io guardo il soffitto, Tiro un dado da 6. Ah, perché ci riesci anche se sono alleato? Eh sì. Una creatura. Per 5 turni. E facendo questo uso momento da eroe. Uso saggio. Usi saggio, beh? Sindaco, dimmi, è avvelenata la carne del bambino halfling? No. 4, 4, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no, 1. E come faccio? Appunto, non muore, 11 in totale. Sì, esatto. Non muore. Eh sì. Qua ti devo spiegare come faccio a sapere che questa carne non è avvelenata. Allora, non puoi non usare il mago, non puoi usare le espulsioni. No, le espulsioni sono per forza, se no... se no, scusami, dov'è manco il bede 90? No, mi arrendo, non ce la faccio questa, ne prendo due. Ah, proprio sì. Ne hai messo solo uno però. No, no, ho messo già prima. Vabbè, già messo prima. Sì, è vero. Arrivi a pelo, 12. Cazzo, volevo non... morire. Così lui mi aveva addormentato, morivo. E invece e non mi invece svegliavo più. Sai che bello se non mi svegliavo più. Sono bravissimo a fare magie. Per la cronaca doveva fare 2 o 3. 3. Esatto. E gli tiro fuori l'halfling dalla bocca. Adesso ha solo due gambe. C'ha due braccia. È mezzo masticato. Ah, ecco, è tutto gambe. Molto sporco di saliva. Per me ha quattro gambe. Ha salivato tantissimo. Forse ha salvato la salsiccia. Tra l'altro, c'ho anche. Si è mangiato da qui in su giù. E magari sono bavata. E Krubal ti guarda e ti dice. Però ho una domanda da farti adesso. Dimmi. Bravo, bravissimo. Incantesimi bellissimi. Chi lo porta lei? No, perché sei qui. E dov'è la pietra? Sono due domande in realtà. La pietra è dalle lepri mangia cobolti. Ok. E io sono qua perché vuole farmi mangiare. Non a lui durava un round. No, no, 5. Ha fatto uno. Una creatura per 5 turni. E poi ti preoccupate, a te sto a meno. La sto sognando di dare un mozzico. Ah, ecco. No, ti avevo chiesto una cosa ben specifica. Ti avevo chiesto di correre con la pietra in mezzo alle lepri. Perché la pietra ti salvava. Vado a prenderla se vuoi, amore. Sai che cosa succede adesso? Che le lepre hanno sentito il nostro odore. Ok. Sai che cosa ferma una lepre? Cosa? Nulla. Quindi in questo momento senti il frusciare dei cespugli di fianco a voi. Corriamo.
verso la caverna. Lasciamo loro qua. Lasciamo giù l'halfling, la mia copia, e lui è addormentato. Una cosa importante dei coboldi, ricordatevela sempre, che Vor odia solo una cosa più dei coboldi, e sono i coboldi codardi. Ah! Ma io infatti raccatto il bambino che lui ha appena mollato, la sua versione che rassomiglia più a un bambino, e corro, perché io dovevo portarne uno. E io raccatto lui. Dai. Dai. È un coboldo, non c'è tanta differenza. Ma quindi lei ci scappate. Viene. Eh? Quindi scappate. Andiamo da, no, andiamo ad avvisare gli altri di stare attenti. Non stiamo scappando, siamo degli uomini. No! Salviamo la caverna. Salviamo la caverna. Organizziamo le difese. Siamo degli eroi. Organizziamo le difese. Assolutamente. Forse ci vuole bene. Forse. No. Per quello che ho scritto in cielo. Le nuvole in cielo. No. No. Cazzo. Correte verso la caverna. Ha detto cazzo. Org. Lode, lode, cazzo! Correte verso la caverna. Tu prendi un check della morte perché ti hai segnato il nome di Retorg. Da svenuto. 10. Morto! No, sì. Giusto? Eh sì. 14. Eh sì. 14. Voi state correndo verso la caverna. Come? No. No. Il problema è che Krubal ti fa uno sgambetto. Tu inciampi subito perché sei. Sai quante volte nella storia Krubal ti ha ucciso, ma tu continuavi a tornare perché eri l'esperimento di un mago. E voi sentite le lepre assassine. Per quello Krubal si è. A un certo punto si è rassegnato. Sì, tanto tornava sempre. Lui ci ha provato all'inizio. Voi sentite solo il rumore delle lepre che fanno turbinare i denti sulle ossa di un coboldo, smembrandolo molto più velocemente di quanto non riesca a fare Retorg. Lode, lode, Retorg! Sono morto però. Con il resto dei coboldi e dei bambini che gli portate. E senza nemmeno guardarvi indietro, anzi guardandovi indietro e fermandovi a guardare lo spettacolo. Lui dorme. Un secondo. Lui adesso si sveglia per guardare lo spettacolo. Ah. Tipo tazza. Krubal, no, Krubal è corso avanti facendoti lo sgambetto. Però arrivate alla caverna sani. Riesco a trascinarmi l'halfling che lui avrà lasciato cadere? Sì. Lui si sta portando il suo cadavere. Sì. Abbiamo due bambini e lo corro con un halfling. Senza guardarmi indietro, perché la pensazione se ti guardi indietro poi diventi di sale. No, diventi salato, non so, sì. Diventi cibo. Mentre arriviamo lì uso saggio per sapere, no, scherzo, se lo muovi veramente per forza. E arrivate alle caverne e il sindaco è sulla porta con il piedino che batte per terra ad aspettare il vostro ritorno. Siamo tornati. Allora, innanzitutto vedo che avete un bambino. Due. Uno. Questo è... Quello è uno. Questo è 6/4. Quello è uno. E quell'altro? E io l'altro! E quell'altro sono almeno 5 metri. L'ho già squagliato! È già pronto per l'arrosto! Pensando a lei, sindaco. Non ha un odore di bambino. No, è come lui. Lui ha un odore di bambino, però. I coboldi mangiano i coboldi. Assolutamente sì. Io. Non sa di bambino! Ma come no? Sa di coboldo! Con un'unghia della mano! Ma si ricorda le storie che le raccontavo? Non odora di bambino perché è esploso. Vede che non c'è più la pelle, le scaglie. Aspetta, non c'aveva le scaglie. Stavo dicendo una cosa importante. Con un'unghia della. Mi ferisco un attimo la. Fai una palmo della dietro. Mano. La sì. Fa anche il sindaco. Il sindaco fallito. Fallito. Il sindaco. Che odore di bambino! Tira fuori coltello e forchetta. E se fa per addentarmi, prendo il bambino e glielo metto in bocca. Lo uso come scudo. Ti salta addosso e vediamo se ti prende. Okay. Gli dai un dado difficoltà perché gli metti il coboldo in mezzo. No, non ci credo. E lui 5. E lui scansa il coboldo che gli metti davanti, lo butta proprio di lato e ti infila la forchetta nel braccio e con il coltello inizia a staccarti un pezzo. Quindi sanguina copiosamente. Assolutamente sì. Qualche troia. Io vado lì, gli do un pugno. Fatti un danno. Sì. A chi? È sempre il solito. Adesso sta odorando di bambino di brutto. Eh sì.
ho resistito all'ego, ma difatti non lo mozzico subito perché non sono così cattivo. Tira. Tiro. Difficoltà 2. 4 come valore più alto. 7. E... Artiglio morso. Ti fa un danno, però tu hai un attacco gratis. Artiglio morso. Io ti fa un danno e un attacco gratis. Artiglio morso. No, in teoria è l'attacco gratis. No. Del sindaco. La catena. Dici del sindaco. Vi state azzuffando tra coboldi. Finirà solo con una, la morte di uno di voi due. O del sindaco o tua, perché il sindaco attacca te nel frattempo. Non fa una piega. Così c'è un modo per liberarmi? Di vincolarti. Beh, intanto però gli ho fatto un danno, no? Sì, intanto ti ha fatto un danno. Sì. E... puoi provare a divincolarti. Dove devo fare 5, quindi? Sa proprio di bambino, sindaco. È ottimo, questo è buono. Quindi sono 3 bambini. Sono 2 bambini? E 5 mezzi. È un coboldo. 2 coboldi. Non è un coboldo. Sì, guardalo. Ha la coda. Poi l'ho tagliata. Non ho la coda. Ce l'ha. No, è un pezzo che gli stacca da dietro, così. È come si riproducono. Intanto sta comunque tagliando un pezzo. È come si riproducono prima di esplodere. E voglio usare Bart per convincerlo. Vai, la prova è 3. No, no, di poco. Tu vuoi provare a divincolarti? Sì. Prova a divincolarti. Quanto devo tirare? Con me 3. 3 dadi devi fare 5. Il brucio di fortuna. Che cazzo? 6. 5! Ce l'ho fatta! Ti giuro, avesse fatto 6 veniva giù lo stadio. Sarebbe venuto giù lo stadio, ovviamente. Con 6 sarebbe... appena non ho fatto... comincia a leccare velocissimo. No, devi passare tutto il turno a fare solo quello. No. Hai visto già? Sì. Sì. Ti sei divincolato. Quindi l'unica cosa che puoi fare è correre. Corro. Muoverti. Ma... correre mi dovevi dire prima che volevi anche... No, scusa, non sapevo di questa cosa, se no corro anche. Cosa vuoi fare? Ritiri con 2 dadi. E devi tirare con un dado in più adesso. Devi aggiungerci un dado. Qualunque dado tu faccia. Per questa. Perché tu sei un rompicazzo. Direi che la rischio perché tanto se no sono morto. Eh no, 5 più. Devi aggiungere anche il dado. Se tu volevi fare 2 azioni, devi aggiungere un dado anche a quella di prima. Perciò 5. Rifai il tiro di prima e fai per il tiro per scappare. Esatto. Caso. Quindi tiri 2 dadi perché tu dicendolo prima. No, ho capito. Ti puoi muovere del tuo movimento in teoria. Mi muoverò nel mio movimento. Del mio movimento. Tanto a tirare 2 dadi crepo. Io corro addosso e cerco di placcare. No, fare il placcaggio da rugby proprio. Vai. Wrestling. Non per fargli danni. Da rugby. Sì, ma wrestling. No, wrestling. Ah, wrestling. Wrestling. Quindi devo dire. Dato che in inglese era wrestle, che non vuol dire niente, in italiano è wrestling. Difficoltà? E la tua agilità è 2 sempre. Quindi è 3 perché non ce l'ho. Sì. Adesso. Non è una mossa da bullo. No. Morto. Ce l'ho fatta uguale. Sì. Kribug, tu vuoi fare qualcosa svegliandoti nel solito laboratorio del mago? Togliti uno di che mi frusta di brutalità. Magari adesso è in bagno, dai. Ma devi aprirmi la no, cosa. Non hai più fortuna, non è in bagno. No. E anzi, vedi che adesso ha anche il disegno di una pietra nera e ti sta urlando contro e ti tira delle frustate, degli schiaffi e dei calci. Ok. E continua a urlare delle cose che per te non hanno nessun senso. E io faccio... Ah! Ah! E dice una sola parola in coboldo. Pietra! Ah! Wakadux! Ah! Pietra! Calcio. Ti piglia un danno. Ma povero. Con lo scudo. Ti rigenerano con lo scudo. Certo. Eh sì, il clone è esattamente la copia di quando lui muore. Con tutto quello che ha addosso. Ma non aveva la pietra quando è morto, quindi. Esco fuori. Vado a prendere la pietra. Che tanto sono già andate via le lepre assassine. Sì, sono già andate verso la caverna. Esatto. Prendo la pietra e mentre sto pensando, se la porto al mago,
penso al mio amore che invece l'acqua me l'aveva data lui, e corro verso le riprese assassine con la pietra cercando di evitare che mio amore venga ucciso dalle riprese assassine. Ovviamente tu nel frattempo così c'è la scena tipo che lui fa ah! Muore, ritorna lì ah! Invece che andare a recuperarla, e no, la pietra in mano stavolta. E nel frattempo il sindaco sono sotto di lei. Adesso nel frattempo sei sotto là, cosa vuoi fare? Mi lecco perché il sindaco è dopo di allora sì. Sei sotto di lei e tu ti lecchi, ma sì. Scusami. Lecca lei, lecco tutto. Fai niente, figuri di punti feriti, torno full. Non c'è più odore di bambino, c'è coperto di sangue. Ma non c'è più odore di bambino, no, leccato tutto il sangue, ha una lingua molto veloce, molto uguale. Il sindaco guarda la scena e fa era il bambino, non sono io. No, è che è troppo difficile, si muove troppo, questo è più fermo. E inizia a staccare un pezzo per fare l'assaggiatore ufficiale di Retorg, che Lode Retorg, ma dall'halfling? Dall'halfling chiaramente, perché no. È fermo e non si muove. Io mi alzo, gli do un mozzichino sul braccio senza ferirlo, proprio per... sa un po' di bambino però sì. Non come prima. Neanche io che sono affamato devo fare la prova. No, l'hai già fatta. Diego. Adesso non so più di bambino. Mi alzo, lo lascio. Ehi! Ti ho portato la pietra, nessuno ti potrà mai fare male, amore mio! E mentre stai correndo verso la caverna, oh. Da fuori sentite di nuovo il vorticare dei denti delle lepri assassine. Però, a differenza dell'ultima volta, quando torni vivo nel laboratorio, hai in mano la pietra, il mago ti guarda, apre la tanica, svuotandola, ti prende la pietra, faccio ti guarda soddisfatto e poi ti dà lo stesso un calcio per buttarti fuori di cazzo perché non gli servi più. Da questo momento iniziano le avventure di Kribug nel mondo alla ricerca di Krubal. E quello che avete ascoltato è nella caverna c'erano Kobold mangiano i bambini. Delle lepri che sono comparse. No, ma nella caverna no, perché nella caverna ci sono le modalità di difesa della caverna. Okay. Dove entrano solo gli avventurieri. Esatto, e vengono trucidati. Esatto. Però c'è anche il bazar. Nel bazar ma se ci sono le cose, se azzerano le cose morte? No, la prima volta si fa solo one shot. No, perché devi morire. Questo perché è un gioco in cui muori, devi morire. Poi fai un altro coboldo e hai gli stessi punti vittoria. No, riparti, fai tutto da capo. Ritiri le scattatissime. Wow. Vi siete persi la faccia di Roberto, vi prego, andate a vederlo. Wow. A me piace un sacco. È un gioco fatto per fare one shot su coboldi stupidi. Quindi è fatto per fare solo one shot. Volendo puoi fare anche più di una campagna, non recuperi niente perché devi morire. Quindi puoi fare solo one shot. Roberto, pensa a 30 puntate con questo gioco. Voi ditemi quando le fate, che è il momento che esco il giovedì. Va a rimontare i pezzi di Ivan Opry. No, non è male, però è fatto per fare di one shot. Sì, chiaramente sì. Però se sopravvivi abbastanza lungo e non fai cazzate, diventi il cattivo. No, puoi andare al mercato e spendere i tuoi punti vittoria con cui puoi vincere questo gioco di ruolo. Beh, così anche tutti quelli che ti dicono come si vince il gioco di ruolo ne avremmo in presi questo modo, sì, li potreste spendere per comprare i costumi al bazar. Esatto. I costumi sono le classi, esatto, di prestigio. È come se tu prendi, esatto, come, è come se classi... ti metti il mantello, sei il ladro. Esatto. Esattamente. Esatto. Tipo quando ti metti il cappello molto appariscente, sei un mago e fai la bula bula. E la bula bula è molto importante. Però ti dà sempre la morte ogni volta che la fai. E adesso ti faccio un esempio di un coboldo avanzato. Di un coboldo avanzato. Sì, il coboldo, il mago. Esatto. Come si vince? Come si vince? Non siamo né orgogliosi. Ecco, chi vince sceglie il gioco che si gioca alla prossima sessione. Che può non essere i coboldi mangiano bambini, ma sei una brutta persona. Chi è che ha vinto questa partita? Bisogna contare i punti vittoria. Io e giochiamo Ivano. No, contiamo i punti. Non è un gioco di ruolo, mi spiace.
È specificato allora. Gioco di ruolo, scusami. Sì, il vincitore è il giocatore che al termine della sessione ha la maggior quantità di punti vittoria. Va bene. Noi ne abbiamo presente. I giocatori guadagnano punti vittoria per ammazzare roba, cucinare roba, portare bambini alle caverne, far ridere il sindaco così forte da fargliela fare addosso o soddisfacendo dei requisiti o condizioni speciali stabiliti dall'inizio della sessione. Ad esempio, rapendo il gatto del sindaco. Gran parte delle sessioni continua fino al raggiungimento di una determinata condizione, ad esempio quando tutti i bambini sono terminati o quando tutti i giocatori sono morti una seconda volta. Ok. Quindi direi che sono io quello che ho portato più bambini nella caverna. Sì, sì. Tu potresti andare a comprare un costume. Oddio, ho portato un bambino anch'io alla caverna. La cosa che mi interessa di più è decidere il prossimo gioco. La leggenda dei cinque anelli. Allora, ad esempio, apprendista malvagio. Dove fa la vecchia che beve tè, eh? Il richiamo del lato oscuro è troppo forte, ti butti a capofitto nello studio, che per i coboldi vuol dire ravanare tra la roba di Tabriz quando lui non guarda. Tabriz è il mago. Dopo una riuscita spedizione di recupero rifiuti, ti metti addosso delle vesti e un cappello appuntito e ti proclami apprendista. Mi sembra giusto. Prerequisito, l'abilità lacché. Stile, vesti da mago, uno botta di armatura, e un cappello a punta da mago, zero botte, ma è veramente figo. Ok. Bonus: in quanto apprendista malvagio, quando sei nelle caverne puoi decidere di preparare un nuovo incantesimo tirando sulla tabella casuale degli incantesimi. Perciò TM hai due incantesimi. Li puoi cambiare. No, li puoi cambiare. No, li puoi cambiare. Ah, ok. Sostituisce uno degli incantesimi che conosci. Gli apprendisti... Però perdi sempre ogni volta che lanci un incantesimo la morte. Eh beh sì. Okay. Gli apprendisti possono effettuare un tiro di due dadi Diego. Quando lanciano un incantesimo, se hanno successo non prendono un check della morte. Ah, bello. Penalità: non possono indossare armature, non perché ci sia un particolare motivo, ma sono le regole. Puoi dire ai tuoi amici che interferiscono con le tue evocazioni mistiche, qualunque cosa voglia dire. Qualsiasi armatura che indossi si trasformerà istantaneamente in vesti da mago. E invece l'assassino reale? Prerequisito, è bellissimo. La volontà di mulinare insensatamente una grossa, grossissima ascia. Prerequisito: devi parlare a bassa voce mentre porti una grossa ascia. Stile: un minaccioso cappuccio nero. Bonus: ottieni un'ascia da boia, 5 danni, grossa, buona abbastanza per compiti governativi. 5 danni grossa vuol dire che ti occupa tutte le mani. Coboldo, esatto. Veterano, coboldo già pronto. Coboldo non canonico: leggendo altri manuali di giochi avrai appreso di uno strano luogo in cui la gente crede che i coboldi sono rettili imparentati con i draghi, che possono diventare potentissimi stregoni e persino installare trappole nelle proprie caverne per tenere lontani gli umani. Hai già provato a tenere lontani gli umani con le trappole, ma non hai provato a tenere gli umani lontani con le trappole mentre sei vestito da mago drago coperto di scaglie. Quindi ti procuri un po' di cartapesta e ti metti al lavoro. Geniale. Questo è un manuale che va posseduto perlomeno perché fa ridere mentre lo leggi. Esatto. Anche perché ogni singola pagina ha una nota a pie pagina che non serve assolutamente al gioco, nulla. Ma fa ridere tantissimo. Tipo. I sindaci pescati a non applicare le house rule opzionali devono darsi un check da soli. Non serve a nulla. Una pollaiata è un termine coboldo per definire un pollaio pieno di polli fino all'orlo. I nutrizionisti coboldi dicono che una pollaiata di polli è un elemento importante di una colazione equilibrata. È tutto così. È molto sul stile di Munchkin, cioè come assolutamente. Mentre sì. Munchkin era una presa per il culo dei giochi fighi di carte, i dungeon, gli sponsor di dungeon, tram trolling, eccetera. Questo è una presa per il culo di quelli che seriamente con le miniature muovono e litigano per una puntata. Io sempre. E litigano per una puntata se il fodero magico era presente. Oppure se nulla. Perché se lo zaino ci stanno 40. No, e dovete solo ringraziare che non sia questo gioco quello che abbiamo giocato. Perché altrimenti quella campagna sarebbe finita in quel momento, perché lui ci avrebbe dato tanti di quei check. No, solo a te. Sulla morte, non ero solo io che ma gli ero altri... solo quello più vocale. Appunto. Ma altri... anche Jacopo, ricordo che era contrario. Io ero ascoltatore ed ero appoggiavo clamorosamente. Io ero ancora ascoltatore. Questo ti fa capire quanto erano errate le tue vie, vedi? Appoggia quello che hai detto. Sì, però Mad gli Max. Altri Però gli altri che avevano visto che ti prendevi un check della morte perché rompevano le palle non avrebbero potuto. Quindi il problema non colpirne si colpirne uno su 100.000.
Io leggerei, allora, a parte che ci sono un sacco di cose in più. Vorrei ricordarti che Simone comunque era d'accordo su di te su quella cosa. Vabbè. Questo ti dovrebbe far stasera, mentre vai a letto, ripensare a tutto quello che è accaduto. Ci sono nel manuale un sacco di altre cose, ovviamente, che non abbiamo tenuto conto per una one shot, per farvi vedere un po' com'è il gioco. Anche perché era una one shot molto dedicata, esatto, molto il fatto che tu eri qua apposta per giocare i coboldi, sì. E quindi abbiamo esagerato un po'. Ah, adesso mi sarei addormentato, avessi fatto l'incantesimo. C'è tutta una parte, ad esempio, su come creare una città che è utile per te. Stampatela, comprati il manuale, appiccicati le fotocopie al muro. Tipo Astrafil. Perché c'è il generatore casuale di nomi di città, TM. Quindi te lo puoi appendere al muro e evitare Astrafil. Sono sei nomi. Esatto. Voli, quindi non c'è molto. 4 e 6. South Ham. Se è una città normale. Se è aristocratica, Manes. O la tabella della città dimenticata dal tempo, Never. Never? Siamo ai livelli di Astrafil con Never, comunque scusate, no, mia figa, cioè. No, esatto. Ci sono le tabelle casuali degli edifici, dei bassifondi, gli abitanti, questo il menu dei mostri. Questo è completo, questo manuale? La versione che abbiamo noi per giocare stasera è il manuale completo, che è chiaramente quello che stanno non preparando per Kickstarter. Non ci sono le schede, che di fatto abbiamo usato quelle dell'edizione vecchia. Perché le stanno preparando in questo momento, dato che il Kickstarter è ancora in corso e stanno terminando delle cose, stanno aggiungendo prima. Quando terminerà il Kickstarter? Dovrebbe terminare tra non troppo, però vi consiglio di andare a vedere la pagina del Kickstarter. È lo trovate Kickstarter. Cercando i coboldi mangiano bambini su kickstarter.com, quindi my baby. È impossibile che non lo troviate. Ci sono anche un sacco di tabelle per una morte orribile casuale del coboldo. 4. Perché continui a picchiarti da solo? Com'è? Il fratello più grande di Slod, Bosvur, è sempre stato una mela marcia, era sempre molto più grosso di tutti gli altri e infine trovò quello stupendo, meraviglioso, che era pace di tartaruga spinosa e ora è praticamente intoccabile. Fortuna che ci sei andato appena a sbattere contro e non sembra troppo contento della cosa. Ah, ok. Prima che tu riesca a balbettare una scusa, ti strizza un capezzolo, subisci una rovente bruciatura nativa americana politicamente corretta e vieni bloccato al suono mentre usa al suolo mentre usa il tuo pugno per percuoterti. E muori mentre lui continua a dirti: perché ti colpisci da solo? Perché ti colpisci da solo? Che altro dire? Il gioco sarà ovviamente molto più lungo di come l'avete visto stasera. In coboldo. In coboldesco. Sarà edito dalla Kaizoku Press. Sarà a colori, perché i coboldi mangiano un bimbo. A colori. E andate sul Kickstarter, pledgiate e yes. Fateci sapere se lo giocate o anche solo se lo leggete e vi fate una risata pensando ai coboldi ai coboldi che mangiano bambini e a Torg. Vaffanculo Torg, che muoia quello stronzo. Prenditi lo stesso un check della morte e tira. No, fallisco automatico. Ok, sei morto. No, tira, se fai doppio uno, godo. È morto. Oh, per fortuna là è morta. Fuck you, Torg. Di tutto il manuale, credo che la cosa più bella sia la storia di Vor. Comunque, sì, quella sì, che dicevo, che lui era. Bella. Lui si è scazzato con i coboldi. Gli ha fatto incazzare che perché è arrivato per ultimo al concilio degli dei. Quindi gli è andato l'ultimo. Mi ricorda cosa quasi qualcosa. Poteva scegliere fra danza. Danza neomelodica o qualcosa sì. Del genere. Contabilità e coboldi. Non sapendo cosa fosse la danza e cosa fossero i coboldi, ha detto ha scelto i coboldi per la contabilità. Considera, tu non l'hai ascoltata la stagione che stiamo giocando. Era contabilità e danza interpretativa. È danza interpretativa. I coboldi, cioè nella storia del mondo, i demoni hanno deciso di affiliarsi e di prendere gli elfi. Perché prima avevano i coboldi, ma il concilio dei corruttori ha deciso no. Noi mettiamo il veto, se no ce ne andiamo dai demoni. E quindi non hanno scelto i coboldi. E sono d'accordo sui corruttori che se ne vadano via. Comunque erano rimaste solo coboldi, contabilità e danza interpretativa. E prima che riuscisse a chiedere che cosa è un coboldo, la danza interpretativa era già andata. Perciò gli rimaneva e contabilità. Allora ha scelto i coboldi sperando. Ma mi sa che l'altro sapeva cos'erano i coboldi. Sei incazzato come una iena. È molto probabile. Ha scalciato via il dio dell'ira perché lui è diventato talmente incazzato a causa dei coboldi. Come ben sa il demone corruttore di Simone. Assolutamente sì. Uno dei personaggi più maltrattati sì. Della storia del gioco. Ma.
Ti vedevamo in tre lì. Sì, è stato veramente infierire sulla Croce Rossa. Sì, sì. In una maniera molto coboldesca. Molto coboldesco. E vi dirò una cosa di più. Quando abbiamo iniziato a giocare a Coboldi, i Coboldi che avevo io in mente di quando avevo già tirato fuori Krubal, perché avevo già letto I Coboldi mangiano i bambini di Inglese, e quindi molte cose sono simili. L'idea è tratta da quella. Quindi se vi sono piaciuti i Coboldi, potete giocarci ovviamente con Dungeon World, potete giocarci con quello che volete, in realtà anche con Pathfinder. L'unica differenza tra i nostri Coboldi e questi è che i nostri sono dei supereroi. Cioè sono praticamente, non si sa perché, immortali, ma dai tiri di dado è incredibile. Abbiamo fatto un combattimento, l'ultima cosa, ecco, giocando i Coboldi contro una cosa fortissima. Io ho fatto tipo 6 fumble di fila, loro tipo l'ho letto nel 6-7-20. E che è il potere dei Coboldi. I Coboldi sono così. Sopravvivono a qualunque cosa sempre, anche se magari può non sembrare. Anche alle lepre assassine. Anche alle lepre assassine, morendo più volte nel corso, però alla fine è sopravvissuto. E noi vi ringraziamo per aver ascoltato questa puntata speciale di Fumble GDR, fatta apposta per il Kickstarter di Coboldi mangiano i bambini a colori in italiano. Oh, yeah! Ci trovate ovviamente su fumblegdr.it e su qwerty.it, dove potete diventare soci, fare delle donazioni, ascoltare tutte le puntate di tutti i podcast. E posso dire con orgoglio che ad esempio Senza Rossetto questa settimana è finito su Forbes come uno dei 5 grandi podcast da ascoltare in spiaggia. Grandi. Quella che avete ascoltato è la 277esima puntata di Fumble. Le altre 276 le trovate da ascoltare tutte gratis su qualunque mezzo. 277, di cui tu ne hai saltata una. Sì. E io ne ho saltata tipo 3-4. Sì. E da questa settimana ci trovate anche su Google Podcast, quindi non avete già tutto caricato. Grazie al nostro webmaster. Quindi non dovete fare altro che scegliere l'app con cui ascoltarci: iTunes, Spreaker, YouTube, Facebook, e andare ad ascoltare tutte le nostre e dateci puntate. 5 coboldi su ogni applicazione. No, 5 coboldi mi pare eccessivo. 5 scaglie. E sempre lode al rettore. Sempre lode.